che l'obiettivo di questa giornata, di questa mattinata, è quello di discutere con i nostri relatori e di parlare di casi di successo o meno, di come dare impulso alla data economy in una prospettiva che possa essere sia locale che transnazionale, perché automaticamente poi l'impatto può anche essere a livello transnazionale. Il progetto DEAS quindi ha una sfida, ha accettato una sfida non da poco, cioè quello di valutare come poter utilizzare gli open data sia a livello pubblico che a livello privato, ma privato soprattutto quindi per il settore business. E in particolare si è concentrato su tre ambiti prioritari, quindi da un lato ambiente, da un lato turismo, dall'altra mobilità. E ha previsto di avere come target di riferimento, quindi da un lato i cittadini, da un lato i turisti, da un lato gli imprenditori. E a questo punto quindi siamo diventati curiosi e vorremmo che Paolo Carlucci, che è un project manager di progetti europei, oltre che esperto di fundraising, di business planning e di business strategy, vorremmo che Paolo ci raccontasse qualcosa in più sul progetto. E quindi su come è nato e quali sono state anche eventualmente le difficoltà e quali sono stati poi gli elementi di successo fino ad oggi. Passo la parola quindi a Paolo. Grazie mille, grazie Simona per questa introduzione, grazie a tutti per essere presenti oggi. Aggiungo soltanto due cose sul progetto. Il progetto è iniziato circa 2 anni e mezzo fa, costituito da una partnership di 10 soggetti pubblici e privati provenienti da paesi dello spazio alpino. Ha avuto un po' di difficoltà nell'implementazione perché è iniziato nel pre-COVID ed è finito nel post-COVID. Quindi fondamentalmente ci siamo visti con i partner fisicamente una volta all'inizio del progetto e un paio di volte alla fine del progetto. Quindi questa è stata l'altra sfida del progetto. E questa cosa diciamo che come dire, ha messo un po' non in difficoltà la partnership, però capirete bene, ha creato un po' di difficoltà proprio nell'implementazione del progetto. Detto questo, un attimo soltanto che vi condivido le slide, così vediamo assieme. Ditemi se vedete il mio schermo, lo Sì, vedete giusto? solo se puoi Ok, ingrandirlo. vedete? Io vedo, Sì, chiedo una conferma anche ai partecipanti, confermo, si se vede. si riesce a leggere. Ok. Perfetto. Niente, quindi il progetto aveva un obiettivo molto molto importante, che era quello di provare, ve lo dico in parole molto semplici, provare a far funzionare meglio gli open data all'interno delle pubbliche amministrazioni e per l'offerta di tutto ciò che è messo in campo dalle pubbliche amministrazioni per l'impresa. Per l'impresa e per il territorio tutto, quindi provare ad aumentare la competitività degli attori che operano nello spazio alpino e provare a capire in che modo potesse essere migliorata nei contenuti l'agenda digitale dello spazio alpino. Quindi diciamo, lo scopo, almeno uno degli scopi principali, era quello di rafforzare l'impatto del mercato digitale attraverso una strategia, un piano di azione focalizzato su tutti quelli che sono i settori principali dei territori e delle aree dello spazio alpino. Quindi lavorare principalmente su protezione del clima, su turismo e cultura e sulla mobilità. Quindi abbiamo lavorato in tutte le 7 aree del progetto per mettere assieme gli interessi del pubblico e del privato e per provare a strutturare e realizzare dei servizi e dei prodotti per i cittadini, per gli operatori del turismo e per gli imprenditori, partendo appunto dal miglioramento delle condizioni di utilizzo degli open data. Questa slide vedete anche l'importo di questo progetto che ha finanziato attività per circa 2 milioni e 200 mila euro. Vi dicevo, partito ottobre 2019 e finito 30 giugno del 2022. Il progetto era diviso in quattro azioni principali. La
La prima azione era legata al mettere a sistema tutte le conoscenze già presenti sui territori, mettere a sistema queste conoscenze, quindi provare a ragionare assieme per poi strutturare quella che era la metodologia. Nel secondo work package, quindi nel secondo pacchetto di attività, strutturare la metodologia grazie alla quale poi si sarebbe iniziato a lavorare con l'implementazione delle attività, quindi con le pilot action nel terzo pacchetto. Di attività per finire poi con l'elaborazione di una vera e propria strategia mutuata dai risultati ottenuti da questo terzo pacchetto di attività e capire assieme se questa strategia potesse essere utilizzata anche da altri soggetti che ovviamente non hanno partecipato al progetto, perché considerate sempre che l'obiettivo fondamentale di questi progetti, quindi dei progetti europei in generale, è quello di provare a creare qualcosa di nuovo, sì, ma soprattutto fare in modo che questo qualcosa di nuovo possa essere trasferito su altri territori e che possa durare nel tempo, quindi che possa servire anche ad altri soggetti nell'elaborazione di altri e ulteriori progetti o nell'implementazione di altre ed ulteriori attività. Quindi vedete qui c'era un work package 1 che è quello di cui vi parlavo prima, il 2 che è stato quello grazie al quale è stata creata la metodologia, il 3 legato all'implementazione delle attività, quindi le azioni pilota, il 4 elaborazione della strategia che vedremo poi verso metà mattina. Qui vedete un po' la composizione della partnership. Avevamo tre soggetti provenienti dall'Italia, due soggetti dalla Germania, due partner dall'Austria, due dalla Slovenia, e uno dalla Francia e uno dall'Austria. Quindi una partnership abbastanza variegata che vedeva al suo interno, come vi dicevo prima, un po' di attori pubblici, ma anche un po' di soggetti privati che diciamo, hanno portato un po' di innovazione all'interno della partnership, che hanno contribuito a darci una mano per riuscire a dialogare nel miglior modo possibile anche con soggetti privati all'esterno del progetto. Oltre ai partner di progetto, avevamo anche una decina, oltre 10 partner che hanno diciamo, osservato quello che abbiamo fatto, quindi ci hanno dato supporto. Soprattutto attraverso delle indicazioni di indirizzo sulle attività, quindi non hanno lavorato per implementare direttamente le attività, ma sono stati al nostro fianco, sono stati di supporto a livello locale per aiutarci a comprendere al meglio quali erano i reali bisogni espressi dal territorio. E gli observer sono stati fondamentalmente enti pubblici o era anche in questo caso come observer avevate sia pubblici che privati? Ma guardate, lo vedete qua in questa slide, avevamo sicuramente un po' di soggetti pubblici che erano fondamentali per riuscire a strutturare al meglio la strategia anche come strumento di indirizzo politico. Quindi avevamo il ministro dei trasporti del Baden-Württemberg, quindi dell'area attorno a Stoccarda. Avevamo agenzie di sviluppo, avevamo un ministro della pubblica amministrazione della Slovenia, la regione del Piemonte, una città sempre vicina a Stoccarda che ci ha dato una mano nel capire assieme al partner proveniente da quel territorio che era Baden-Württemberg Connected, quali erano gli obiettivi che si poneva l'area e la regione nel territorio, quindi diciamo un mix tra soggetti pubblici e soggetti privati. Qui vedete le aree di progetto nelle quali abbiamo lavorato, quindi oltre alla nostra regione avevamo anche Regione Piemonte, due regioni della Francia, quindi la regione di Lione e la regione Grand Est, una regione, vi dicevo prima, dal Baden-Württemberg, che è diciamo, la regione a più alta vocazione innovativa della Germania. Al suo interno ci sono le città di Costanza, la città di Stoccarda e altri territori che di fatto sono molto molto operativi, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione tecnologica nel settore dei trasporti. Dall'Austria avevamo l'Upper Austria e la Stiria, e avevamo poi tutta la parte centrale della Slovenia, con due partner provenienti entrambi da Lubiana. Uno era la città di Lubiana, quindi la municipalità di Lubiana, l'altro era TPLJ, che è il parco scientifico tecnologico della città di Lubiana. Per ogni area è stata individuata una priorità, e qui vedete in Italia soprattutto turismo e cultura,
In Francia ci siamo concentrati su ambiente, turismo e cultura, sugli altri territori principalmente sull'ambiente. A livello transnazionale, diciamo, è stato sempre dato un ampio spazio e priorità al settore della mobilità. Quali sono stati i risultati principali del progetto? Innanzitutto, vi dicevo anche all'inizio, abbiamo strutturato una metodologia per capire come utilizzare al meglio gli open data, le applicazioni degli open data. Quindi sono stati analizzati tutti gli open data già presenti, sono stati identificati nuovi open data che potessero essere utili per il territorio, e questa attività è stata fatta di concerto con gli operatori del territorio. Dopo aver collezionato tutti questi open data, si è lavorato affinché gli stessi potessero trasformarsi da grezzi a open data, diciamo, più facilmente utilizzabili da tutti coloro che avessero avuto il bisogno di utilizzarli. È stata realizzata una piattaforma a livello regionale per utilizzare questi open data, quindi sono stati integrati open data già esistenti nei settori di cui abbiamo parlato prima, con i bisogni e la necessità degli attori economici e non presenti nell'area dello spazio alpino. È stato strutturato un toolkit per supportare le pubbliche amministrazioni nell'erogazione dei servizi dedicati agli open data per il miglioramento delle condizioni di competitività e per attrarre investimenti sui territori interessati dal progetto. E ancora gli ultimi due punti: è stata elaborata, vi dicevo prima, una strategia per far sì che la metodologia utilizzata all'interno del progetto potesse essere trasferita anche in altri territori, e soprattutto che policy makers e stakeholders potessero utilizzare gli open data per muoversi, diciamo, con più tranquillità all'interno della data economy, quindi per far sì che i risultati imprenditoriali e non potessero raggiungere un altro livello. Ultimo punto: è stata creata una federazione, che noi abbiamo banalmente chiamato DEAS Federation, per assicurare la durabilità dei risultati del progetto, quindi per fare in modo che la piattaforma creata attraverso il progetto possa essere utilizzata anche negli anni futuri, e soprattutto che ci sia qualcuno che la tiene in vita, quindi che fa sì che possa funzionare. Le slide ve le manderò, quindi avrete la possibilità, insomma, di andare a vedere anche la piattaforma sulla quale abbiamo lavorato, e di provare a vedere quali sono i contenuti formativi, come è stato strutturato il training, come funziona la piattaforma, e cosa fa di fatto, quali sono le azioni e le attività che sta implementando la DEAS Federation per continuare a lavorare sugli obiettivi di questo progetto. Io direi che mi fermo qua. Ho parlato anche tanto. Se avete bisogno di chiarimenti, informazioni o qualsiasi altra cosa, sono qua. Grazie mille. Grazie a te Paolo perché sei riuscito intanto a darci un po' di informazioni interessanti sul progetto. Certo, adesso mi verrebbe da chiederti, ci puoi raccontare qualcosa in più sul toolkit, ci puoi far vedere come funziona la piattaforma, ma abbiamo dei tempi da rispettare. E adesso abbiamo l'intervento di Raffaele Pesenti. Abbiamo pensato appunto di coinvolgerlo perché oltre ad essere un professore di ricerca operativa presso l'Università Ca' Foscari, la sua attività scientifica, è focalizzata sulla valutazione dei sistemi complessi e con applicazioni anche sul settore dei trasporti, della logistica e della biologia, ed è il nostro mentore in materia di dati. Abbiamo già lavorato con lui anche su un progetto sul turismo ed è per questo che è qui con noi. Quindi abbiamo chiesto a Raffaele di raccontarci un po' cosa sono anche gli open data, perché non è scontato che qualcuno lo sappia, di dirci qualcosa in più sulla data economy e quali possono essere le opportunità legate alla data economy. Adesso avevo dato una sbirciatina alla sua presentazione e mi ha incuriosito perché Raffaele ha scritto in una delle sue slide, The devil is in the detail. Quindi attenzione, quindi c'è sempre qualcosa di delicato o
a cui fare attenzione all'interno dei dati. E se ce lo dice Raffaele, quindi adesso cerchiamo di capire perché. Raffaele, a te la parola. Grazie mille, è troppo onore, devo dire. Mi sentite? Vedete lo schermo? Perfettamente. Perfetto, scusate, ora. Allora, come mi avete già introdotto, io sono un ricercatore operativo che come dice mia moglie, è bello, ma che cos'è? Fondamentalmente io ottimizzo, quindi sono supporto la gente a prendere le decisioni. Quindi sono un utilizzatore di dati in particolare. Bene, di cosa volevo parlarvi brevissimamente? Vedo, molti di voi sono tecnici, quindi probabilmente dirò anche cose scontate, quindi su alcune cose andrò veloce. Vorrei parlarvi di come si passa dai dati alle decisioni, di qual è stata la grande promessa degli open data, che bisogna vedere se e quanto ancora soddisfatta, e quali sono le possibili criticità, problemi ancora aperti legati agli open data. Se qualcuno vuole intervenire, eccetera, fare domande, volentieri, non cioè, interrompetemi quando volete. Allora, vi farò un esempio in ambito navale perché, come è stato detto, io mi occupo di trasporti fondamentalmente. Comunque, partiamo da qualche definizione. Abbiamo dei fatti. I fatti possono essere misurati, o in ambito navale si ricevono dei dati. E raccogliamo dei dati grezzi. I dati grezzi di solito sono inutilizzabili di per se stessi e devono essere puliti. Dai dati puliti, i dati puliti descrivono dei fatti. Per esempio, nel caso navale, dicono dov'è una nave. Ma un fatto non è un'informazione. Un'informazione richiede il processamento, l'aggregazione, l'elaborazione del dato. Di più dati per giungere a qualche cosa che sia utile per prendere delle decisioni. Per esempio, il fatto è dove sono due navi, l'informazione è le due navi potrebbero essere in rotta di collisione. Dall'informazione c'è il passaggio di prendere la decisione, che tipicamente è fatta o dall'umano o da algoritmi di vario genere, e io in particolar modo mi occupo di questa fase. In tutto questo contesto, dove entrano in gioco gli open data? Gli open data entrano in gioco, per quello che riguarda almeno la mia esperienza e la mia attività, in questa fase qui. Quando i dati sono puliti e io devo elaborarli per ottenere un'informazione, posso arricchire il mio contesto, per esempio, torniamo per esempio nel caso navale, ho l'informazione sulla posizione delle navi, è particolarmente importante per produrre l'informazione, ho i dati sulla posizione delle navi, è particolarmente importante per produrre informazioni di interesse avere dati meteomarini, meteorologici e sull'andamento dei mari. Quindi avere a disposizione questi dati mi permette di produrre un'informazione ancora migliore. Analogamente, se ho pulito dei dati, mi posso chiedere se vale la pena che io metta a disposizione i dati da me puliti, raccolti e puliti, perché qualcun altro possa prendere delle decisioni, possa elaborare delle informazioni e prendere delle decisioni che sono fuori dal mio stretto contesto di interesse. Abbiate pazienza un attimo, faccio un esempio tra pochissimo. In particolare, in questo periodo va molto di moda parlare di analytics e mi permetterei di distinguere quattro forme di analytics che via via richiedono, sono più difficili nel senso che necessitano competenze sia dagli umani, sia oppure algoritmi, intelligenza artificiale, ottimizzazione, statistiche, eccetera, comunque competenze sempre più elevate, e
e d'altra parte producono informazione di sempre maggior valore. Questo delle competenze è un aspetto critico che dobbiamo porci quando parliamo di open data, perché noi rendiamo pubblici dei dati a persone, ditte, eccetera, che potrebbero non avere le competenze e quindi, non avendo le competenze, potrebbero essere in realtà incapaci di utilizzare i nostri open data. E siccome produrre open data è comunque costoso, ci si può chiedere se c'è un ritorno, se il gioco vale la candela, fondamentalmente. Comunque, abbiamo una prima fase che è la pura produzione dell'informazione, quella che viene chiamata descriptive e predictive analytics, che si occupa dal dato produrre informazione, nel caso di descriptive, su quello che è successo. I grossi database aziendali rientrano, se vogliamo, in questo contesto qui. Abbiamo già bisogno di sviluppare algoritmi standard che vanno dalle medie mobili che riusciamo a vedere sul Sole 24 Ore o a algoritmi molto più avanzati di intelligenza artificiale o di ottimizzazione, per avere un predictive analytics, per capire cosa i dati possibilmente ottenuti dalla fusione di molte fonti ci dicono sul futuro. Il passaggio successivo è un'operazione di ottimizzazione che dall'informazione mi suggerisce la decisione ottima. Colgo l'occasione per invitarvi a settembre a Veneto Night, dove l'Università Ca' Foscari parteciperà alla Notte della Scienza, in cui faremo vedere il gruppo di ricerca a cui appartengo farà vedere un giochino semplice in cui date le informazioni complete, prendere la decisione è comunque estremamente complesso, perché gli esseri umani hanno capacità limitata di elaborare, per esempio, grandi quantità di dati, di tener conto di molti fattori, e quindi gli algoritmi, l'ottimizzazione, l'intelligenza artificiale possono essere di grande aiuto, con rischi di diverso tipo deresponsabilizzare il decisore umano. L'ultimo passo, su cui non entro in particolare, è l'automazione, cioè la prescriptive analytics dice ti suggerisco cosa fare e poi tu sei l'essere umano che prende la responsabilità della decisione finale, alla prescriptive automation che invece è il calcolatore, la macchina che esegue l'operazione, che in ambito ovviamente di automazione industriale è fatto abbondantemente. In altri ambiti, se pensiamo alla salute o ancora più critico in questo momento la difesa, potrebbe presentare aspetti anche etici tutt'altro che trasparenti. Bene, fatemi fare l'esempio. Quelli che vedete qui è la figura dei dati AIS. I dati AIS sono i dati geospaziali che le navi devono trasmettere ogni 3 minuti. Ogni 3 minuti voi potete, se avete l'opportuna antenna, eccetera, potete sapere dove si trova ogni nave, che tipo di nave è, che direzione e che velocità ha, che destinazione ha e qual è il suo pescaggio, quanto sta andando a fondo sotto l'acqua. La cosa, direte voi, ha un interesse proprio un po' nerd. Questi dati AIS nascono ovviamente per il controllo del traffico marittimo, soprattutto per operazioni di evitare incidenti o research and rescue. Negli ultimi anni stanno venendo utilizzati sempre di più in ambiti per cui non sono nati, in ambiti in cui assolutamente diversi da quelli per cui sono stati pensati. Per esempio, la cosa più banale è l'emissione di gas serra, è un'emissione di inquinanti. Le emissioni di inquinanti di una nave dipendono dalla sua velocità, oltre che dalla sua dimensione. Avere i dati AIS mi permette di capire l'impatto
del movimento delle navi sul mio territorio. Venezia da questo punto è molto sensibile. Un'altra cosa che viene per esempio utilizzata dall'Inghilterra è lo studio di questi dati per avere previsioni sull'andamento del prodotto nazionale lordo. L'Inghilterra è un'isola, ma per esempio anche la Finlandia raggiunge l'85% delle materie dal mare, anche l'Italia ha un grosso commercio marittimo. Sapere quali navi stanno arrivando, il pescaggio che mi dice quanto è carica la nave, il tipo di nave e tutto, mi permette di fare previsioni economiche molto anticipate rispetto al prodotto nazionale lordo e quindi permette ai governi o alle autorità in particolare di prendere decisioni di conseguenza. Il mappaggio delle attività di pesca, che ha impatto sia dal tipo economico sia dal tipo protezione naturale, eccetera. Per darvi l'idea, questo tipo di dati sono così di grosso interesse che le Nazioni Unite stanno ragionando su come renderli open. La domanda che uno si fa è: questo tipo di dati è raccolto dalla Guardia Costiera italiana, per ovvie ragioni appunto di controllo della navigazione, li elabora, li pulisce, fa tutta un'operazione che ha un certo costo, che è pagato dalle tasse dei cittadini per un servizio essenziale, uno si può chiedere perché non rendere questi dati open, dato che potrebbero stimolare attività di ricerca, attività commerciale, sensibilizzazione della popolazione e tante cose. Vabbè, questo ve lo risparmio. Ma Raffaele, quindi sì, potrebbero essere resi open, ma perché non lo fanno? È l'ultima parte della mia, della mia cosa. A parte che mi vedono come un incubo, perché ogni volta che vedo qualcuno della Capitaneria di Porto di qualunque parte del mondo dico dobbiamo rendere open questi dati. Tenete presente che se fate Google Ship Tracking, per esempio, ci sono società che raccolgono questi dati e li vendono carissimi. Per un progetto europeo abbiamo chiesto i dati per il traffico navale tra la Croazia e l'Italia, ci hanno chiesto per un anno 35.000 euro. Così, ridendo e scherzando. Volevo tornare sul prescriptive analytics anche perché ci dice un po' quello che potrebbe essere anche il futuro proprio immediato. Nel prescriptive analytics dicevo non solo analizzare i dati, ma prendere decisioni. Quindi l'analytics per avere informazioni e decisioni. Vediamo di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dei dati e i dati devono essere disponibili, cosa non banale, e devono essere puliti, perché i dati molto spesso sono sporchi in vario tipo di forme e quindi no. Però in tutto ciò questo è l'aspetto, i dati sono dopo tutto l'aspetto più semplice. Perché oramai il vostro progetto compreso, c'è uno studio, un impegno intorno a questo tipo di problematica molto avanzato. Per avere prescriptive analytics, per esempio nel mio campo, nel campo del trasporto navale, abbiamo bisogno anche di regole. Regole di due tipi, di algoritmi, di software che elabora i dati e regole di interpretazione dei dati. Per esempio, se vogliamo usare i nostri dati per suggerire ai porti in che ordine fare entrare le navi in modo da sfruttare al massimo l'efficienza delle strutture portuali, tenete conto che le navi di solito sono affittate e un giorno di affitto varia sulle decine di migliaia di euro. Quindi per una nave entrare prima o dopo significa un risparmio, un costo molto elevato. E quindi nasce la necessità di definire anche una codifica standard delle regole, in modo che si possano adattare facilmente sistemi sia su dati su cui c'è oramai un discreto accordo su qual è la loro struttura che per essere ritenuti open, anche su come strutturare le regole di utilizzo sui dati. E infine, l'aspetto più critico è l'interazione dell'essere umano. L'interazione dell'essere umano rispetto a questi sistemi
che va sia dall'open data fino a appunto sistemi anche più avanzati, sono di vario tipo. Tipicamente una delle tipici problemi è avere aspettative non realistiche, o assolutamente negative o eccessivamente elevate. Avere difficoltà ad abbracciare il cambiamento, questo mi fermo su questo un attimo. Questo è un tipico problema di quando si introducono sistemi di questo tipo, perché c'è poco da dire. L'informazione, il dato prima e l'informazione dopo è potere che le persone hanno. Anche umanamente è comprensibile. Se io propongo un sistema di supporto alla decisione, io ho una decisione che prima era fatta dall'essere umano, quell'essere umano ha un minimo di timore. Perché uno potrà, la sua decisione potrà essere valutata rispetto alla decisione dell'algoritmo. Potrebbe avere addirittura timore di perdere il posto. Per cui c'è tutta un'operazione che deve essere di convincimento dell'essere umano di utilizzare il sistema non come alternativo a se stesso, ma come liberatorio dei compiti gravosi e ripetitivi dell'essere umano. Vi faccio un esempio, è così tanto tempo fa per cui non è un problema. Avevo supportato un'azienda di trasporti di tir a schedulare i movimenti dei loro camion tra il nord e il sud dell'Italia. Questa azienda aveva il signor maestro, che era maestro di nome di fatto, che fino a quel momento schedulava a mano, decideva chi, come si muovevano i tir. Quando il signor maestro era in ferie, questa ditta, che possedeva centinaia di tir, semplicemente chiudeva. Perché senza lui non si poteva schedulare. Ecco, questo per un'azienda è chiaramente troppo rischioso. Parlando col signor maestro, che era una persona di estremamente illuminato, è stato facile comprendere, sia a me, se è stato un dialogo per cui ho imparato tantissime cose io e anche lui ha compreso quanto gli proponevo, che la maggior parte del suo lavoro era un lavoro rutinario che poteva essere fatto benissimo da algoritmi anche abbastanza semplici. Alcune cose erano critiche e l'algoritmo lo poteva supportare nelle decisioni, altri aspetti li sapeva solo lui. Perché per esempio solo lui conosceva che un certo guidatore aveva appena avuto un figlio e quindi dormiva male la notte e quindi mandarlo sugli Appennini quando c'era la neve poteva non essere conveniente. Questo un algoritmo non lo sa, sì, glielo si potrebbe dire, eccetera, ma sarebbe troppo costoso in termini di tempo e di sviluppo dell'intelligenza per farglielo fare, almeno in questa situazione. Bene. Permettete, chiarito un po' il contesto dove lavoro e come potrebbero essere utilizzati gli open data, ma come gli open data sono solo una parte di quello che, almeno dal mio punto di vista, vedo essere il futuro dell'analytics e dell'utilizzo dei dati, vorrei parlare delle promesse degli open data. Io mi permetto di distinguere due grosse classi di open data. Quelli di origine scientifica e utilizzati a livello scientifico, e su questo c'è un successo clamoroso, indiscutibile. L'accelerazione del tasso delle scoperte, eccetera. Un tipico esempio sono i vaccini e le misure in contrasto al Covid. Senza gli open data erano assolutamente impossibili fare. Solo il fatto che ogni volta che ognuno che sequenziava il virus lo rendeva pubblico ha facilitato in modo estremo lo sviluppo dei vaccini. Il rendere pubblici i tassi di il numero di persone contagiati e tante altre cose hanno permesso di applicare misure di contrasto al Covid che pur nella tragedia hanno limitato i danni possibili.
Altre cose che hanno meno successo in ambito scientifico, ma su cui si sta molto lavorando, è da una parte il fatto che ci siano dati open permettono di conservare i dati nel tempo. Questo è assolutamente importante. Pensate ai cambiamenti climatici, l'importanza di aver avuto dati nel passato. Ora è possibile mantenere, che qualcuno mantenga i dati e che li trasmetta alle generazioni future di scienziati che potranno studiare lo sviluppo di cambiamenti climatici o qualunque altra cosa nel tempo. E ovviamente, infine, l'uso dei dati open per le attività di formazione di studenti. Altro gruppo di dati open che meritano attenzione sono i dati forniti da le autorità in generale e volendo anche dai privati, perché cosa erano state le promesse e chiediamoci quanto sono state rispettate fino adesso. Una delle grandi promesse è gli open data creeranno grandi opportunità economiche, gli open data, i dati sono il petrolio del futuro, potrebbero aiutare a risolvere problemi complessi, potrebbero aiutare a la trasparenza nelle decisioni dei governi, delle autorità e la governance, potrebbero dare più potere decisionale ai cittadini o perlomeno di sorveglianza dei cittadini. Qui c'è un tipico esempio sempre delle promesse e dei tipici outcome che dovrebbero dare questi punti che abbiamo detto. Permettetemi di saltare questo. Vediamo quali sono le applicazioni degli open data che si vedono in Italia. Questo viene da uno studio della Fondazione Kessler di Trento, in cui se le aziende che hanno utilizzato gli open data, e vediamo che sono aziende in cui ritroviamo esattamente, almeno per alcuni punti, quello del vostro progetto, turismo e cultura, trasporto, agricoltura e settore alimentare, educazione e ricerca scientifica, ovviamente, altri aspetti. C'è stato effettivamente questa ricaduta economica sensibile nell'utilizzo dei dati open? In parte sì, in parte no. La letteratura scientifica dice che per adesso la promessa non è stata ancora completamente rispettata. Non è stata ancora completamente rispettata per differenti motivi. E i motivi sono, secondo me e secondo parte della letteratura scientifica, anche legati alla definizione di open data. Gli open data hanno delle caratteristiche, per essere definiti tali, devono avere caratteristiche di libero accesso, libero uso, libertà di essere modificati e condivisi per qualunque potenziale scopo, economico, sociale, scientifico, eccetera. Ci sono definizioni ben precise, se andate su opendefinition.org, vediamo che abbiamo definizioni più di tipo tecnico, devono avere licenze open, devono essere facilmente accessibili, devono essere di un formato standard e open, devono essere leggibili da automaticamente, ovviamente. Ci sono aspetti legati alla licenza con eventuali piccole limitazioni. Gli aspetti legati alle licenze sono quelli che in parte possono rendere la pubblica amministrazione un po' in difficoltà, malgrado le specifiche definite dai regolamenti e dalle leggi, a rendere i dati completamente open. E permettetemi,
per esempio, di andare a vedere, è provocatorio, chiedo scusa, di andare a vedere i dati della Regione Veneto. So che c'è qualcuno della Regione Veneto qui e quindi l'ho fatto volutamente provocatorio, ma è solo per facilitare il dibattito. Come ho detto, io mi occupo di trasporti e qui c'è, e sono andato a guardare il trasporto pubblico locale. I dati della Regione Veneto presentano per esempio l'elenco dei gestori del trasporto pubblico locale, eccetera, sono ben aggiornati, sono tutti, hanno alcune curiosità, per esempio, ma questo è legato per esempio a questo programma, che ci sono il servizio programmato di trasporti pubblici della regione Piemonte e non della regione Veneto o della regione Friuli che è confinante, che uno si dice vabbè, bene, ma non mi andavo dalla Piemonte. Quello che c'è qui e che invece servirebbe per esempio anche a me e che potrebbe stimolare la concorrenza economica è il numero di passeggeri e la loro frequenza. Vi faccio un esempio. Il governo americano, differentemente dai governi europei, finanzia il trasporto aereo. I governi europei possono, le autorità pubbliche europee possono sussidiare solo il trasporto locale, mentre per gli Stati Uniti, date le dimensioni, le caratteristiche, le cose storiche, il governo americano sussidia anche il trasporto aereo. Ad una condizione, che se vuoi sussidi economici, devi rendere pubblico un biglietto su 10 che vendi. Per cui se io sono una compagnia aerea e ho il sussidio da parte del governo nazionale, io devo rendere pubblico, ovviamente dopo aver anonimizzato il dato, quali biglietti, a che prezzo, su che rotta ho venduto i miei biglietti. E questo ha una ricaduta sulla concorrenza straordinaria, perché se io sono un'altra compagnia aerea che voglio entrare nel mercato, che voglio fare concorrenza a chi è già sul mercato, ho l'informazione che mi permette di servire, di prendere al meglio le mie decisioni. Nel caso italiano, per esempio, pensate a città tipo Venezia che hanno problemi di overturismo, eccetera. Quindi sapere quali sono i flussi delle persone che arrivano a Venezia, in che momenti, eccetera, potrebbe essere estremamente interessante per anche solo per gestire l'ordine, i problemi di safety, di sicurezza nel movimento delle persone. Questi dati potrebbero arrivare dalle autostrade, sono delle concessioni, potrebbe essere richiesto, e prendono i dati, potrebbe essere richiesto all'autostrada di rendere pubblici i loro dati. Potrebbero arrivare dalle ferrovie, oramai i biglietti li leggono in modo elettronico, quindi sanno in tempo reale chi c'è sul treno e dove sta andando. E cose di questo genere. Vado velocemente perché vedo che ho già finito il mio tempo. I problemi tipici che nascono con gli open data. Ci sono problemi legati all'aprire i dati, problemi legati all'implementare le politiche di dati aperti e problemi legati alla gestione dei dati. Vi pregherei in questi ultimi minuti di fare un esercizio, mentre io vi propongo i problemi che tipicamente si presentano, di pensare di voler aprire i dati su, per esempio, inquinamento, criminalità e rumore strada per strada di una città. Per esempio, questo sarebbe utilissimo per chi è interessato a comprare casa. Potrebbe avere qualche controindicazione dall'amministrazione pubblica. O sulla qualità dei servizi pubblici, il flusso dei passeggeri, questo ve l'ho già detto, o sui dati dei cellulari. Allora, vediamo alcuni dei tipici problemi che le pubbliche amministrazioni, di cui le pubbliche amministrazioni hanno timore quando si parla di dati aperti. Allora, tipicamente, violare la legislazione. Il dipendente pubblico, me stesso, ha terrore di questo. Io scrivo articoli per lavoro, devo caricarli sul database e quando li carico sul database mi chiedono: vuoi renderlo pubblico oppure no? Attimo di terrore, dico magari violo il copyright. No. Perché rischiare?
violazione della privacy o della sensibilità dei dati. Per esempio, il numero dei passeggeri, un'azienda di trasporto pubblico potrebbe ritenere che sia un dato sensibile per lei. Allora bisogna decidere contrattualmente come gestire questi dati. Un'altra tipica cosa che mi viene detta, e che è un po' legata col punto dopo, è che i dati potrebbero essere misinterpretati o utilizzati malamente, perché per produrre informazione bisogna avere competenze informatiche, statistiche, di intelligenza artificiale, di ottimizzazione. Vero, vero. Infatti i dati sulla pandemia hanno creato anche fenomeni di cattiva informazione, eccetera. Vero. Però questo fa parte, secondo me, della democrazia. Teniamo presente che storicamente si dice che la spaccatura tra protestanti e cattolici è avvenuta anche perché Lutero ha pubblicato le sue tesi proprio nel periodo in cui è stata inventata la stampa. Se non fosse stata inventata la stampa e se non fosse stato più facile diffondere le informazioni di Lutero, probabilmente lo bruciavano un poco e poi non se ne parlava più. Mentre è successo il finimondo. Vero, c'è questo rischio. Però è un tipico rischio che deve essere accettato, almeno dal mio punto di vista, dalla democrazia che ritiene i suoi cittadini cittadini maturi. La mia tipica risposta è: io sono maggiorenne, ho il diritto a vedere i dati nudi. Non vedo perché mi debba essere. Altro problema, l'implementazione. Ti concedo un altro minuto, poi sì. Sennò sforiamo con i tempi. Sì, rapidissimo. Un tipico problema è la responsabilità. Io diffondo dati, chi è responsabile del contenuto del dato e del mantenerlo aggiornato, eccetera. E infine il costo. Rendere pubblici i dati è costoso. Quanti sono realmente utilizzati e per cui io mi possa dire è valsa la pena renderlo pubblico? Da questo punto di vista, io inviterei le pubbliche amministrazioni a considerare il dato similmente a quanto fatto dal servizio sanitario, come si considera il servizio sanitario. C'è l'obbligo del servizio sanitario di curare le persone, come c'è l'obbligo di diffondere il dato, eccetera. Ma il servizio sanitario ha dei limiti economici, per cui è vero che teoricamente vorrei curare tutto, ma non posso. Devo decidere come investire. Anche nell'aprire il dato, ho l'obbligo di aprire il dato, ma certi dati hanno più potenzialità economica e altri dati hanno meno potenzialità economica. Una cosa che andrebbe fatta probabilmente sentendo portatori di interessi, eccetera, decidere dove focalizzarsi, su quali dati focalizzarsi prima per favorire lo sviluppo economico. E qui mi fermo e poi rimango aperto a domande più avanti. Se... Grazie mille, Raffaele. Ci hai fatto una panoramica che ci ha fornito anche una serie di spunti, perché sei stato da una parte provocatorio, ma ci hai fatto riflettere anche su quello che può essere il campo di applicazione degli open data, che appunto in quanto tale è molto open, quindi le potenzialità sono tantissime e che bisogna prevedere l'impatto dei dati da un lato, e dall'altro tu hai citato una parola chiave, cioè la competenza dell'utilizzo degli open data, ma anche poi la familiarità stessa, perché tu hai citato anche la componente umana, quindi l'attitudine, la percezione, no, degli open data come pericolo, come strumento che può poi essere utile per le decisioni. E quindi a questo punto io chiederei a Manuela Tegon, che è funzionario della Regione Veneto, che è qui oggi con noi, per parlarci dello scenario del Veneto. Raffaele ha già visto che c'è, per esempio, anche sul sito stesso c'è un dubbio perché ci sono dati del Piemonte sulla sezione open data della Regione del Veneto. Quindi qual è lo scenario? Come si pone la disponibilità dei dati da parte della Regione del Veneto? Quali sono le paure? E quindi qual è la strategia che sta applicando in questo momento? Manuela, a te la parola. Grazie, e grazie intanto al professor Presenti, perché tra l'altro sottoscrivo e condivido tutte le considerazioni e le riflessioni che ha condiviso con noi. E vi condivido le mie slide se esco. Perché ti sento un po' male, Manuela, non so anche gli altri. Manuela, ti sento con l'eco.
E adesso mi senti un po' meglio? Così e così. Non hai delle cuffie per caso? No. Provo a vedere, aspetta, però non ho le cuffie quelle col microfono, per cui temo che non si senta comunque. Oppure mi dicono, quando cominci la presentazione magari togli il video, che così è meno carica la tua rete. Ok, allora un attimo, che vediamo di... Non riesco a condividere. No, portate pazienza un attimo. Così ce la farò. Sì. Ok, mi vedete? Mi sentite? No? Sì, sì, vediamo. Vediamo e sentiamo. Ah, bene, ok. Allora sì, io vi volevo illustrare qual è la strategia che sta utilizzando la Regione del Veneto in ambito Open Data. E, sì, ci sono i dati del Piemonte all'interno del nostro portale, perché... perché quei dati lì fanno parte di un altro progetto europeo, che è il progetto Odeon, che è stato il progetto prima di quello di DEAS, e per il quale dovevamo, tra gli obiettivi del progetto, dovevamo esporre i dati che avevamo raccolto durante quel progetto lì. Uno dei partner era il Piemonte, e noi avevamo la piattaforma disponibile per ospitare questo tipo di dati, e questo è il motivo per cui ce li ritroviamo lì. E ahimè oggi sono lì, ma danno poco valore aggiunto, perché rientriamo un po' in quello che prima ci raccontava anche un po' il professor Presenti. Negli anni passati, ma tuttora, c'è questa rincorsa a aprire i dati da parte della pubblica amministrazione, di pubblicarli, di farlo come adempimento amministrativo, ma senza poi porsi la domanda a che cosa servono. Cioè, io li espongo, va bene, perché sono aperti, perché sono pubblici, ma con che utilità? Quindi questo è un po' il problema che abbiamo noi pubbliche amministrazioni, di far passare a tutti i pubblici dipendenti la cultura del dato. Ecco, questo un po' per riagganciarmi a quello che è stato detto fino adesso. Nella pubblica amministrazione, ce lo siamo già detto e ve li ho riassunti in questa slide, gli open data sono importantissimi perché permettono di guidare e accelerare i processi decisionali. Ci permettono di sviluppare nuove app, quindi servizi digitali innovativi che poi vanno ad aiutare la cittadinanza, aprono a relazioni tra pubblica amministrazione e cittadini, ma anche con le imprese stesse, perché la pubblica amministrazione non ha le competenze per poter poi sviluppare tutti i prodotti e servizi che potenzialmente un open data può portare. Quindi usando gli open data si costringe quasi la pubblica amministrazione a lavorare in un'ottica di open innovation. E poi chiaramente usare gli open data, e ce lo siamo già detti anche prima, ce l'ha raccontato il professor Presenti con l'esempio del signor maestro che raccoglieva i dati, permette di ridurre i costi. E poi un altro esempio che ci piace sempre portare è anche quello del data journalism, che
permette appunto ai giornalisti di divulgare informazioni puntuali e estrarre informazioni da dei dati che magari ci sfuggono se appunto non partiamo da dei dati. Quindi davvero noi come pubblica amministrazione siamo consapevoli che il nostro portale della regione ha tantissime potenzialità e può rivolgersi a un bacino di utenza veramente ampio. Qui sotto forma di immagine qual è stato il percorso della Regione del Veneto sugli open data, perché ormai è un tema che mastica da più di 10 anni. Il primo progetto europeo che abbiamo fatto in tema di open data infatti risale al 2012, era il progetto Homer, e eravamo agli inizi di questa tematica, di questo ambito, quindi il focus del progetto era quello che i partner rilasciassero il più possibile i dati senza star lì tanto a guardare alla qualità. E poi abbiamo lavorato finanziando questi spazi, i Fab Lab Veneti, che erano spazi e sono tuttora degli spazi esistenti di artigianato digitale, e come ben sapete l'artigianato digitale si basa anche sui dati aperti. Poi abbiamo avuto il progetto Odeon, quello che vi ho citato prima, che un po' ripercorreva quello che aveva fatto il progetto Homer, però con il progetto Odeon, siamo ormai nel 2018, abbiamo cercato di mettere un focus sulla qualità dei dati. Quindi cercare sì di esporre più dati possibili, ma soprattutto cercare che fossero dei dati anche metadatati bene, di modo che potessero poi essere riutilizzati. E poi siamo partiti con il progetto DEAS che vi ha descritto prima Paolo nel 2018, e poi come altro esempio di come noi stiamo cercando di spingere sugli open data, nel 2019 è stato fatto questo bando degli Innovation Lab per aprire degli spazi fisici dove fare cultura e innovazione digitale. E proprio uno degli obblighi previsti dal bando, e in cui insomma un po' mi ricollego a quello che ha detto il professor Presenti prima, è stato quello di costringere i vincitori del bando a dover, per ottenere il finanziamento, dover pubblicare trimestralmente almeno un dataset e renderlo appunto aperto pubblico, e su questi dati che loro in questi 2 anni trimestralmente hanno conferito hanno avuto l'obbligo di creare almeno 5 nuove app basate sugli open data appunto, e 5 infografiche. E questo ci ha permesso di incrementare quel portale di dati, perché ahimè siamo ancora in un momento storico dove la cultura del dato non c'è, e quindi è solo attraverso l'obbligo che noi riusciamo ad ottenere dei dati come regione. Un po' dell'ottica che diceva Raffaele Presenti, diceva sfruttiamo il fatto, ha fatto l'esempio delle autostrade, sono in concessione, io te la do in concessione a patto che tu mi dia determinati dati. In questo caso io ti do il finanziamento a patto che tu mi dia una serie di dati, e quindi i dataset. E quindi a questo punto i dataset fanno parte degli open data pubblici della Regione del Veneto, sono già inglobati o sono in fase di acquisizione da parte del... No, sono quelli che trovate nel portale. Ho capito. Quindi anche quello famoso dei trasporti, probabilmente adesso non ho guardato bene chi l'ha conferito o se era nostro di qualche direzione regionale, però potrebbe essere che è uno dei dati conferiti da uno dei beneficiari del bando. E questo però che cosa determina?
che la maggior parte dei comuni interpreta il conferimento dei dati come un obbligo amministrativo, quindi non riesce a percepire il valore aggiunto che sta dando e quale utilità possa avere la pubblicazione di questo tipo di dati. Motivo per cui noi in questi due anni li abbiamo sostenuti i comuni con dei percorsi di formazione, informazione, mettendoli anche a contatto con aziende che lavorano con gli open data e che sviluppano app e servizi, proprio per mostrargli l'utilità del lavoro che fanno. Però siamo ancora in questa fase di transizione dove la cultura del dato è molto scarsa nella pubblica amministrazione e viene vista, nella migliore delle ipotesi, come un adempimento amministrativo, nella peggiore un qualcosa che poi può violare norme, privacy e tutto quello che potete immaginare segue gli adempimenti amministrativi che ha una pubblica amministrazione, ecco. E qui appunto è il portale di cui si diceva prima, ad esempio. Insomma, penso che non ho problemi a condividervi quelli che sono i problemi di questo open data. E ad esempio, voi vedete che dice che ci sono 6.800 dataset. In verità questo è un dato un po' falsato dal progetto Odeon, perché gran parte di questi dati provengono da questo progetto e sono dati che provengono dal Piemonte, ma ad esempio vengono anche dagli altri partner del progetto. E quindi ad esempio vi porto il problema che stiamo affrontando tra l'altro in queste settimane con i dati del partner greco, perché chiaramente loro hanno conferito i loro dati, ce li hanno conferiti in lingua greca, e quindi capite bene che semplicemente perché sono in lingua greca, sì, sono esposti, fanno numero, ma sono un dato totalmente inutilizzabile, perché a meno che non ci sia qualcuno che conosca il greco, sono lì e non vogliono dire niente, fanno solamente numero. Quindi da qui l'importanza appunto della metadatazione, della qualità del dato. E ad esempio abbiamo il problema, quindi, se vogliamo che il nostro portale contenga anche gli open data degli altri paesi europei, che è sicuramente un valore aggiunto, però ad esempio dobbiamo prevedere tutta una parte di traduzione che non è così semplice e scontata da realizzare. E quindi quello che comunque noi vorremmo, in parte stiamo vedendo che sta succedendo e che ha già anche detto prima il professor Presenti, cioè avere un portale dove si espongono i dati riduce la distanza tra cittadini e amministrazioni, perché appunto favorisce la trasparenza dei dati e quindi informa il grande pubblico rispetto a qual è l'evoluzione della strategia open data regionale, ma anche su altre varie tematiche a seconda di quali open data stiamo parlando, e permette appunto di visualizzare i dati informati che poi mi permettono di fare reportistica, analisi statistiche. Infatti anche adesso con il nostro portale è in continua evoluzione e lo stiamo implementando anche proprio per suggerire degli utilizzi agli utenti e a chi insomma va nel nostro portale e vede questi dati. E poi vabbè, infine ce lo siamo già detti più volte, insomma, quello di poter scaricare i dati per poi utilizzarli e creare nuovi servizi e prodotti. C'è un problema a livello di pubblica amministrazione anche di coordinamento tra le stesse direzioni regionali, perché vi sembrerà strano, ma il portale della Regione del Veneto non riesce ancora a raccogliere tutti i dati delle sue direzioni. Ci sono direzioni che espongono in maniera autonoma i propri dati e che poi li gira magari ad Agid per il portale nazionale in maniera
autonoma e quindi spesso succede anche che ci siano dati ridondanti, duplicati o che entrano in conflitto tra loro. Quindi è un ambito dove c'è veramente molto molto da fare. Manuela, ti do un altro minuto e poi okay, devo... Ma io guarda, ho finito. Sì. Perché qui vado veloce, tanto del portale lo avete già visto. Qui concludo magari solo mostrandovi un po' di dati. Allora, in questi 2 anni 113 sono stati i comuni che hanno conferito i dataset. La maggior parte delle tematiche riguardano il governo, il settore pubblico e l'ambiente. Vedete che le somme non ritornano con il totale, ma perché alcuni dati possono essere catalogati in tutte e due le categorie. Poi abbiamo un 700 dataset che riguardano la popolazione e la società e poi abbiamo tutte tematiche residuali. Abbiamo anche un kit open data dove appunto mostriamo come si conferiscono i dati, quindi le persone o i comuni che vogliono conferire sono guidati passo a passo. Abbiamo il portale Open Data dove condividiamo tutte le iniziative del progetto e una newsletter bimestrale con la quale cerchiamo di tenere aggiornata la nostra community sui temi di Open Data appunto. E qui vi lascio i nostri riferimenti che se avete bisogno e volete approfondire, insomma, siamo a vostra disposizione. Poi vi condividerò le slide, quindi eventualmente le possono essere consultabili, insomma, successivamente. Perfetto, grazie mille Manuela, mi spiace darvi fretta, ma siamo in ritardo di 10 minuti sulla tabella di marcia, quindi io ho anche questo ruolo, ahimè, di dover tenere i tempi. E ringrazio Manuela perché è venuto fuori anche un altro aspetto sul quale bisognerà lavorare ed è uno degli aspetti deboli degli open data, cioè la comunicazione, come comunicare al meglio il valore aggiunto degli open data. E forse in questo caso Paolo Carlucci può cominciare a darci qualche risposta, perché parlandoci della strategia del progetto DEAS probabilmente avete anche valutato questo aspetto o è emerso durante i lavori del progetto. Quindi Paolo, ti passo di nuovo la parola perché tu ci possa raccontare. Va bene, grazie mille Simona, grazie Manuela. Un attimo soltanto. Eccoci qua, cercherò di recuperare il ritardo accumulato, sarò abbastanza veloce, tanto molte cose sul progetto le abbiamo già dette. Vi dicevo prima, la strategia è stata una degli output principali del progetto, perché ci abbiamo lavorato tantissimo, perché c'è stata la collaborazione di tutti i partner e perché è stata dura riuscire a strutturare un documento che potesse essere utile sia per chi di fatto deve gestire gli open data, sia per chi poi nella realtà deve utilizzare questi open data per fare qualcosa di concreto. Ma questo è quello che vi mostrerò oggi, così molto davvero molto 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 velocemente. L'obiettivo principale della strategia era ed è tuttora quello di trasferire le attività che abbiamo fatto all'interno del progetto sugli open data in un possibile modello di sviluppo per tutta l'area dello spazio alpino, quindi considerando tutta la data economy, ma in particolare quella legata più all'utilizzo degli open data. Vi dicevo prima, si è lavorato assieme tra settore pubblico e privato per strutturare la strategia, che infatti è indirizzata principalmente alle pubbliche autorità, così come ai decision makers e agli stakeholders dell'area dello spazio alpino. Ci sono tre parti principali di questa strategia.
La prima parte è legata a quello che è stato fatto nella prima fase di implementazione del progetto, quindi l'analisi delle territorial challenges da un lato e l'analisi dei dataset presenti e disponibili dall'altro. Una seconda parte, quindi una seconda parte legata alla seconda fase del progetto, costituita dallo strutturare i servizi basati sui tre topic e dal provare a capire di quanti open data disponevamo a livello di pubbliche autorità e qual era la qualità di questi open data presenti. L'ultimo punto è quello legato all'implementazione delle API per i tre topic, quindi turismo, mobilità e cultura, e al capire come questi open data e questi API potessero essere utilizzati con le pilot action e indirizzati alle società che volessero utilizzarli, appunto, scusate la ripetizione, per poter creare dei prodotti o dei servizi. Questi sono i principali sei documenti sui quali abbiamo lavorato per strutturare la strategia. Prima di tutto, ovviamente, abbiamo tenuto in considerazione la strategia europea per l'utilizzo dei dati, poi altri tre documenti sempre creati dalla Commissione europea, tra cui il Data Act, la guida su come condividere i dati del settore privato nella data economy europea, e poi ancora un documento che ci ha aiutato a capire come l'Europa abbia deciso di utilizzare, di provare a immaginare l'utilizzo degli open data. Abbiamo utilizzato poi altri due documenti, uno sul riuso dei dataset, l'altro sullo studio degli open data per lo spazio alpino all'interno della strategia EUSALP, che è un po', diciamo, la strategia dalla quale ha preso poi avvio il programma Spazio Alpino, che ha appunto finanziato il nostro progetto. Pilastro 1 della strategia è stato strutturato basandoci sulla disponibilità degli open data nello spazio alpino, ed è stato un lavoro abbastanza duro di ricerca e di raccolta, perché non è semplice, nel senso, non è semplice riuscire a capire cosa c'è a livello di spazio alpino considerando gli open data, perché ci si è mossi negli anni in un modo un po', passatemi il termine, disordinato, quindi tanti enti hanno lavorato seppur bene ma in autonomia, e quindi non c'è mai stato un vero e proprio raccoglitore di questi dati, quindi non è mai esistito uno strumento che abbia potuto mettere assieme tutti i dati disponibili per poi rielaborarli e renderli utilizzabili per tutte le nazioni presenti nello spazio alpino. Quindi il primo lavoro è stato questo, è stato fatto da ogni singolo partner per verificare all'interno della propria regione o del proprio stato quali fossero gli open data disponibili e se esistesse già oppure no una piattaforma per l'utilizzo di questi open data. Dopo aver lavorato su questa prima parte, abbiamo iniziato a muoverci nell'operatività, quindi la strategia prova a far capire come supportare le public authorities nel caricamento degli open data sulle piattaforme, su come promuovere piani locali per far capire alle pubbliche autorità quanto sia importante utilizzare gli open data per lo sviluppo dei propri territori. La strategia comprende ancora una parte dedicata alla promozione delle attività di formazione, sempre nei confronti degli attori pubblici, per rendere disponibili gli open data sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. L'ultimo punto del pilastro 1 della strategia è dedicato all'incoraggiamento dei proprietari delle piattaforme nazionali e regionali legate agli open data, su come migliorare le loro performance, come far sì che la piattaforma risulti più accessibile e quindi che possano aumentare anche le visualizzazioni all'interno della piattaforma stessa. Ancora, l'ultimo punto del pilastro 1 presenta un elenco di azioni possibili per migliorare l'utilizzo degli open data, quindi come mappare gli operatori che lavorano su innovazione, digitalizzazione, high-tech con gli open data, come identificare azioni a supporto
di questi soggetti per far sì che loro possano cambiare la propria attitudine ed iniziare, scusatemi, a pubblicare open data in modo più organico sui propri territori, ancora come organizzare training locali per migliorare le loro conoscenze sempre nella pubblicazione di questi dati, e ancora come provare a ragionare con le public authority sugli strumenti finanziari che dovrebbero essere indirizzati al supporto di azioni legate al miglioramento degli open data e soprattutto al rendere disponibili questi open data, perché purtroppo molto spesso ci sono finanziamenti legati all'innovazione, ovviamente in ognuna delle regioni, sia italiane che estere, e soprattutto in tutte quelle coinvolte nel progetto, ma ci siamo accorti che molto spesso si tratta di azioni generiche, azioni di supporto generiche che quindi non vanno nella direzione precisa del supporto e le attività legate agli open data, e questo di fatto mette un po' in un angolino tutti i soggetti che dal punto di vista privato lavorano con gli open data. Quindi la strategia presenta anche una parte all'interno della quale si prova a far capire alle autorità regionali quanto importante sia indirizzare fondi su questa specifica attività. Posso, Paolo, collegarmi a tu in questo pillar, se torni indietro un attimo, sì. Hai menzionato anche la possibilità di lavorare sulla consapevolezza dell'importanza degli open data tramite training courses. L'avevi menzionato anche prima presentando il progetto. Questo vuol dire che nella strategia voi proponete un format di formazione o una tipologia di eventi, o avete già qualcosa che possa essere utilizzato dagli enti pubblici che hanno paura, tra virgolette, di utilizzarli, e quindi magari tramite questi percorsi possono essere più sereni o sentirsi più sicuri nella pubblicazione di determinati dati. Sì, Simona, sì, grazie per questo input che mi aiuta anche ad aggiungere una cosa. In realtà noi all'interno del progetto abbiamo già strutturato un percorso che partiva con il training per i trainers, perché a volte è anche molto complesso riuscire ad instillare nel formatore quella necessità che possa avere l'operatore pubblico nel lavorare con gli open data. Quindi molto spesso la formazione riguarda degli aspetti o generali o anche specifici, a volte anche molto specifici sugli open data, ma che non mirano a lavorare su determinati aspetti che di fatto possono poi migliorare le condizioni di chi lavora sugli open data. Quindi, tornando alla strategia, sì, noi prevediamo un complesso, neanche troppo complesso, ma diciamo un sistema che possa da un lato formare i formatori e dall'altro possa dare poi al settore pubblico l'opportunità di comprendere al meglio dall'esterno quali possono essere gli strumenti da utilizzare per rendere disponibili gli open data, perché non dimentichiamo che chi detiene gli open data spesso fa parte del sistema pubblico, che è super efficiente dal punto di vista della gestione degli open data, perché è stato il primo a rendersi conto di quanto importante potesse essere per lo sviluppo urbano avere a disposizione gli open data, ma soprattutto renderli disponibili. Ovviamente le persone vanno formate, quindi sì, la strategia si muove anche in questa direzione. Pilastro 2 dedicato principalmente all'usabilità degli open data. Noi avevamo detto all'inizio, no, che con DEAS abbiamo provato ad analizzare qual è per ognuna delle aree coinvolte nel progetto la qualità, la quantità e il livello di accessibilità degli open data, quindi per provare a capire come possano essere aggiornati i dataset, quali sono le barriere principali che di fatto ostacolano l'utilizzo degli open data sia per il settore pubblico che per il settore privato, e soprattutto quanto importante sia periodicamente aggiornare tutti questi dati che sono sì presenti, ma che appunto hanno bisogno di essere sostituiti di tanto in tanto per permettere poi a chi li utilizzerà per determinate azioni concrete sul territorio di avere a disposizione sempre gli ultimi dati disponibili. Sull'altro lato ci siamo concentrati sui reali bisogni dell'ecosistema imprenditoriale, quindi provare a capire quali siano i necessari bisogni
delle società coinvolte nel progetto e coinvolte nell'utilizzo degli open data in generale, è stato un'operazione molto molto importante, perché ci ha permesso di capire un aspetto fondamentale, ossia che la gestione bottom up degli open data può rappresentare uno degli elementi fondamentali nell'utilizzo degli stessi, perché partendo dalle richieste delle società si può arrivare a capire come debbano essere poi strutturati gli open data dal punto di vista pubblico e come debba essere strutturata l'accessibilità di questi open data. Qui vedete un po' di azioni che sono state realizzate per l'usabilità degli open data nello spazio alpino, quindi anche qui principalmente sono stati promossi una serie di attività sia a livello regionale che a livello locale e a livello nazionale sull'utilizzo degli open data e su quanto gli stessi possano essere importanti per andare a capire come stia cambiando il territorio e in che modo gli stessi possano lavorare dal punto di vista del risparmio energetico e sul miglioramento della gestione del verde all'interno degli spazi urbani. Ancora si è lavorato sullo sviluppo di azioni legate alla creazione di partnership pubblico-private. Partnership pubblico-private. Paolo, quindi questo vuol dire partnership pubblico-private, cioè se io sono il comune di Dolo e voglio capire bene come rendere pubblici i miei dati, ho un team che fa parte di questa partnership pubblica-privata sul sito. Mi posso rivolgere a loro per avere una sorta di consulenza? Assolutamente sì, perché puoi far riferimento a soggetti che hanno già implementato queste attività e che hanno già lavorato quindi sull'utilizzo degli open data e che quindi possono dare tutte le informazioni, comprese anche ovviamente le criticità che possano nascere in seno ad azioni legate allo sviluppo e all'utilizzo e alla messa a disposizione degli open data. Grazie Paolo, ti lascio un minuto, non di più, perché siamo fuori. Sì, ho finito. L'ultima parte della strategia è sulle raccomandazioni per l'implementazione della strategia stessa. Quindi, dopo averla strutturata, ci siamo anche chiesti benissimo, adesso però bisognerà fare in modo che chiunque possa applicarla e possa utilizzarla all'interno delle proprie organizzazioni, delle proprie strutture. Quindi c'è un paragrafo dedicato proprio alle raccomandazioni su come implementare questa strategia. E qui arriva l'ultimo punto che vi dicevo prima, quindi è nata questa DEAS Federation che dovrebbe essere un soggetto, chiamiamolo soggetto, che di fatto garantisce l'implementazione della strategia a livello locale. C'è una DEAS platform che anche qui aiuta a comprendere al meglio come poter utilizzare e mette a disposizione tra l'altro tutti gli open data sui tre topics sui quali siamo concentrati con il progetto, quindi turismo, sviluppo ambientale e mobilità. Non ho tempo, quindi non vi dico tutto, però poi insomma le slide le vedrete, quindi potrete andare a vedere all'interno della piattaforma cosa c'è per ognuno dei topic di riferimento. E basta, mi fermo qua. Grazie mille, grazie ancora. Grazie infinite Paolo, scusa se ti ho messo fretta, ma dobbiamo consigliare adesso ai nostri partecipanti e anche ai relatori. Io direi invece che 10 minuti, facciamo 5 minuti di pausa per un caffè velocissimo e quindi ci rivediamo sempre qui tra 5 minuti alle 11 con i nostri business case, quindi come le aziende, le PMI, hanno utilizzato o stanno utilizzando Open Data. A tra poco. Collegarsi. E siamo pronti per cominciare la nostra sessione sui casi aziendali, perché nello strutturare questa agenda ci siamo chiesti, bene, parleremo del progetto DEAS, stiamo parlando dei dati, degli Open Data, di come possono essere applicati in vari ambiti e come possono essere utili quindi agli imprenditori, perché tra i destinatari del progetto ci sono appunto gli imprenditori, e quindi abbiamo previsto il racconto di 3 casi aziendali.
quindi avremo da un lato 42 bit, dall'altro Azzurro Digitale e poi l'ECIP Hub in quanto Digital Innovation Hub e PMI che propone servizi alle imprese. Cominciamo con Antonio Picerni. Antonio Picerni è co-founder di 42bit, che è un'azienda focalizzata sullo sviluppo di software customizzati per le piccole e medie imprese, nonché in progetti di data mining e di data analysis per la definizione appunto di strategie innovative. Quindi oggi Antonio ci parlerà di quella che è l'esperienza di 42bit nell'utilizzo positivo, negativo o difficile degli open data nell'attività che hanno curato per aziende o private o pubbliche o nell'ambito di progetti transnazionali. Antonio, a te la parola. Grazie Simona. Allora, parto con la condivisione immediatamente. Mi è già presentato, quindi non devo aggiungere nulla. Ditemi se vedete la presentazione. Vado in... Vediamo e ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, parto subito con il progetto che voglio presentare oggi per spiegare bene cosa abbiamo fatto nell'ambito degli open data, più in generale nei big data. E il progetto si chiama Slides, è un progetto europeo. Nel nostro piccolo, diciamo, in un complesso di altre attività, noi ci siamo occupati della creazione di un data hub e della dashboard che ha l'obiettivo di visualizzare questi dati. Il progetto ha coinvolto 5 destinazioni tra Croazia e Italia, in particolare per quanto riguarda l'Italia, Venezia, Bari e Ferrara, e con queste destinazioni abbiamo lavorato per definire una serie di informazioni utili per consentire agli operatori di queste destinazioni di prendere delle decisioni in merito alle destinazioni turistiche. Quindi diciamo l'obiettivo finale è quello di creare un cruscotto, una dashboard che consente... Quindi, scusa Antonio se ti interrompo, però tu hai citato un tasto toccato prima dal professor Pesenti, da Raffaele Pesenti, cioè che era proprio quello di dire i dati sono utili perché aiutano a prendere decisioni, a fatto che l'essere umano non abbia paura del dato stesso di perdere il suo ruolo poi all'interno di un flusso, di un processo aziendale. E quindi questo è un caso specifico, quindi come aiutare il settore del turismo a prendere delle decisioni. E quindi tocchiamo il settore turismo che è un altro ambito toccato anche dal progetto DEAS. Sì, infatti, poi lo vedremo nelle slide più avanti. Anzi, possiamo anche andare direttamente su questo punto. Uno dei, diciamo, all'interno del processo di definizione di un data hub, di un cruscotto che debba poi fornire delle informazioni, come puoi vedere, il primo processo è proprio quello della identificazione degli indicatori. Quindi in questo processo è importante capire quali sono gli obiettivi della dashboard, quindi quali sono le informazioni che sono utili per prendere poi delle decisioni. Allora, proprio in questo progetto, il primo step è stato quello di definire degli indicatori che potessero essere trasversali a tutte le destinazioni, quindi ci fosse in un certo modo una omogeneità nelle macro aree da prendere in considerazione, per poi cominciare a fare una personalizzazione in base ai dati a disposizione. Qui potrei già, accennare a un piccolo problema che però nel corso di questa videoconferenza è emerso, ovvero l'individuazione dei dati utili per questi indicatori è stata una delle problematiche principali. Cioè, una volta che abbiamo capito quali sono le aree di interesse, ne abbiamo individuate 6, è stato un lavoro piuttosto duro e anche un processo lungo quello di individuare le fonti di dati da cui poi poter trarre delle informazioni utili per gli operatori delle destinazioni. Quindi questa è stata una delle operazioni più complesse, ovvero recuperare dati che però avessero un valore, che dessero un valore aggiunto al progetto. Ok, torno un attimo indietro per presentare un po', per dare un quadro un po' più generale, magari non tutti sanno ovviamente che cosa fa una dashboard. Allora, in questo caso la dashboard presenta visivamente una serie di dati raccolti da differenti fonti di informazioni raggruppate in un data hub che poi vengono presentate tramite dei sistemi di data visualization all'operatore finale.
Poi ho messo, diciamo, come rappresentazione alcune schermate di questa dashboard. Nel complesso, diciamo che il processo, l'organizzazione è strutturata in questo modo. Quindi ogni partner ha dato, se aveva a disposizione e con il nostro aiuto, una serie di dati che sono stati convogliati all'interno di un data hub, quindi come dire un lago in cui sono presenti tutte le informazioni, e poi è stato fatto un processo di personalizzazione della dashboard, del cruscotto informativo per ciascuna delle cinque destinazioni. Ecco, come puoi vedere c'è un punto interrogativo, c'è un punto esclamativo che in genere simboleggia anche un po' il pericolo sulla standardizzazione del dato. Questo è un altro elemento che effettivamente abbiamo constatato essere complesso e su cui sono sicuro che nei prossimi anni ci saranno delle evoluzioni. Ovvero non siamo ancora arrivati ad un punto in cui il mercato, diciamo, dei dati ha una serie di standard che sono comunemente condivisi tra tutti gli attori del mercato. Quindi un processo che è stato accennato anche prima dal professore è stato quello di standardizzare i dati e anche ripulire i dati dai rumori che ci sono in genere nell'estrazione di questi dati. Quindi c'è stato un processo che riprendiamo qua, che è il terzo step che vedete, cioè una armonizzazione dei dati per fare in modo che poi questi dati potessero essere utilizzati dalle diverse destinazioni e cercando anche di creare uno standard comune per poter poi comparare eventuali dati tra di loro. Da questo Antonio, in questa fase voi avete avuto a che fare con Open Data? Assolutamente. Infatti la maggior parte dei dati, mi dai modo per passare alla slide successiva, la maggior parte dei dati arriva da fonti pubbliche e quindi da Open Data. Vediamo dopo, entro più nel dettaglio, a che grado di utilità siamo rispetto alla possibilità di usare questi dati. Però per la maggior parte, io direi anche un 80% di fonti, sono fonti pubbliche, quindi appunto le municipalità, quindi i dati che erano già a disposizione dei comuni che sono stati coinvolti, dati nazionali, io qua ho messo l'Istat, poi ovviamente la parte croata aveva altre fonti di dati. Anche da questo punto di vista un piccolo accenno alla mancata armonizzazione a livello europeo, perché ovviamente ognuno ha i suoi enti e quindi ogni ente ha i suoi standard. Da questo punto di vista si può lavorare sicuramente molto. Dopodiché le macro aree, come per esempio la Regione Veneto, appunto alcuni dati sono stati anche presi dal dataset che ha messo a disposizione la Regione, e poi molto utile anche i dati delle aziende municipalizzate, rifiuti, trasporti, tutti questi dati sono stati poi inseriti all'interno delle dashboard. Da dire che ovviamente ciascuna destinazione aveva dei gradi di complessità del dato, e quindi la complessità in questo caso permette anche di poter lavorare meglio e lavorare anche e dare un valore aggiunto poi al prodotto finale diverse. Quindi c'erano ovviamente municipalità che avevano dei dati molto grezzi, altre che avevano dei dati già più strutturati che potevano essere facilmente recuperati e rielaborati. E quindi da questo punto di vista un altro elemento di criticità è stato quello appunto di constatare una disomogeneità tra diverse municipalità dovuta probabilmente anche alla capacità finanziaria che questi enti hanno a disposizione. Alcuni dati sono derivati direttamente da alcune survey che sono state fatte nel contesto del progetto, quindi anche qui manca il dato, andiamo a recuperarlo, facciamo delle survey per recuperare questi dati. E poi, vedete, gli ultimi due sono in realtà delle fonti proprietarie, delle fonti di company, tra l'altro ovviamente non europee, perché sono entrambe delle compagnie statunitensi, e in alcuni casi, come Google Trends, i dati sono disponibili. Anche qua c'è da dire che in realtà sono degli indici, quindi anche da questo punto di vista il dato che poi ci viene dato deve essere comunque armonizzato rispetto al numero di anni. Insomma, ci sono tutta una serie di operazioni che vanno fatte per poter fare in modo che questo dato
possa avere un senso all'interno del cruscotto. E poi abbiamo preso anche i dati di TripAdvisor, in questo caso a pagamento. Come diceva prima il professore, anch'io mi sono stupito, pur essendo del settore, dei costi, e quindi quando questi dati non sono pubblici ma sono proprietari, effettivamente sul mercato hanno un valore, e questo valore se lo fanno pagare molto. Per le tipologie, quindi dati che vanno per esempio dalla mobilità, quindi dati di tipo IoT per capirci, cioè le videocamere presenti all'interno del sistema di sicurezza urbano, sono state in grado di poi darci delle informazioni che noi abbiamo messo su una mappa, su una heat map, per consentire di avere la visibilità, la visualizzazione, anzi meglio, dei flussi presenti all'interno delle strade, piuttosto che sui comportamenti, quanti rifiuti vengono prodotti all'interno della città, dati economici, dati di tipo demografici oppure anagrafici se parliamo delle aziende. Quindi diverse tipologie di dati che sono stati utilizzati all'interno della dashboard. La cosa più rilevante che posso dire in questo contesto, anche perché bene o male vedo che è stata ripresa anche in precedenza, è proprio il grado di utilità dei dati, degli open data che abbiamo individuato. C'è da dire che sui dati proprietari molto spesso il dato era molto strutturato, era strutturato bene, e siamo stati in grado anche di elaborarlo in modo, diciamo, preciso, che ha dato poi valore aggiunto. Gli open data invece vi dico solamente che in alcuni casi, vedete, ho evidenziato il primo grado, questa qua è la scala delle 5 stars sugli open data, il primo grado è quello: ho un dato disponibile in un formato, diciamo, poco utilizzabile. In questo caso l'esempio è il classico PDF. Ecco, alcune municipalità effettivamente avevano a disposizione dei dati, ma con dei PDF, cioè dei fogli, dei documenti, che da cui ovviamente è difficile estrarre l'informazione se non con un lavoro manuale. Quindi ci deve essere un apporto da parte di un operatore che estragga questi dati. Ovviamente si può più o meno automatizzare questo processo, ma comunque di fatto alcuni dati non arrivavano in un formato facilmente utilizzabile. E per sempre restando nell'ambito degli open data, comunque difficilmente abbiamo trovato dei dati al di sopra, diciamo, della terza stella, ovvero dati diciamo in un formato tabellare, utilizzabile, insomma, in grado di darci delle informazioni. E qual è la differenza tra due e tre stelle? Le due stelle, semplificando, perché può essere anche un po' più complesso, le due stelle mettono a disposizione dei dati che però hanno bisogno di un supporto proprietario per poter essere letto e utilizzato, mentre le tre stelle fondamentalmente adottano un formato che è un formato open source, open standard. Ecco, la maggior parte dei dati che abbiamo trovato, la maggior parte degli open data che abbiamo individuato all'interno dei progetti appartenevano a queste categorie. Raramente abbiamo trovato dei dati, diciamo, che possono essere inserite all'interno del quarto e quinto gruppo, ovvero quelli che hanno anche una serie di informazioni di metadata che ci consentono di poi gestire meglio il dato, e quindi oppure dei riferimenti a delle fonti certe, che quindi possono essere richiamate costantemente. Quindi la nostra esperienza da questo punto di vista è stata: abbiamo visto un'evoluzione nel tempo, quindi anch'io mi sono reso conto che dall'inizio del progetto alla fine del progetto, che è costato più o meno in 2 anni, le fonti dei dati sono molto migliorate. L'ho visto, l'ho constatato anche per esempio nel portale regionale e anche in altri ambiti. Quindi devo dire che da questo punto di vista c'è stata un'accelerazione molto positiva. I tempi non sono ancora, secondo me, completamente maturi, però sicuramente ho visto una crescita nella disponibilità e nella qualità dei dati che possono essere utilizzati. E dall'altra parte ho visto che c'è anche una sensibilità maggiore da parte
dei dirigenti della pubblica amministrazione, perché a mio avviso molto spesso dipende anche dalla sensibilità che le figure dirigenziali hanno nei diversi settori per poter spingere nel mettere risorse a disposizione per poter poi mettere a disposizione questi dati in modo pubblico. Ok, io mi fermerei qui, vedo che sono nel tempo giusto, così sei stato perfettamente nei tempi, Antonio, e hai toccato anche un punto che fino ad ora non era stato ancora messo in discussione da parte dei relatori, cioè quello di dire di discutere della qualità dei dati messi a disposizione, quindi del tipo di elaborazione. Quindi hai dato il tuo punto di vista da azienda che ci deve lavorare con questa tipologia di dati, e quindi ci hai subito dato un feedback che spero poi sia utile anche a Paolo e a Manola per rivedere o integrare quella che è la strategia del progetto DEAS, perché possa avere poi una sua sostenibilità, applicazione e utilità anche per le aziende, che è uno dei target ai quali si rivolge il progetto stesso. A proposito di aziende, quindi da oggi abbiamo invitato, e tu con noi, Jacopo Pertile, il quale appunto dice e scrive sul suo profilo di essere un appassionato di digitalizzazione per le aziende manifatturiere e anche di come poter migliorare la gestione della forza lavoro all'interno delle aziende, oltre che essere appassionato di Green Tech. Quindi di questa sua passione lui ha fatto un lavoro, infatti è co-founder di Azzurro Digitale, che accompagna le aziende nel percorso di trasformazione digitale, ma è anche co-founder e head of growth and head of growth del software as a service Advanced Workforce Management System. Quando ho parlato con Jacopo al telefono per dire: Jacopo, ci racconteresti la tua esperienza di azienda nell'utilizzo di open data? Sulle prime è rimasto un po' così, e poi gli si è accesa la lampadina e ha detto: ma certo, ve ne posso parlare rispetto a quello che abbiamo fatto con il nostro AWMS durante il periodo Covid, quindi come abbiamo supportato le aziende nella gestione del personale con il periodo e con l'impatto della pandemia. Quindi Jacopo, a questo punto a te la parola. Grazie Simona e buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito. Allora, in questi 20 minuti condivido un po' il nostro approccio, quello che facciamo e come abbiamo utilizzato gli open data durante soprattutto il periodo, la prima parte del periodo del Covid. Come diceva Simona, noi ci occupiamo di trasformazione digitale con Azzurro Digitale e quello che facciamo è supportare le aziende manifatturiere nella digitalizzazione dei processi. Quindi noi arriviamo in fabbrica insieme al responsabile delle operation, assieme all'amministratore delegato o all'imprenditore, ci mettiamo al loro fianco e li aiutiamo a capire quali possono essere tutte le aree di miglioramento da un punto di vista digitale e come andare a ottimizzare i processi con la logica non solo poi del saving diretto nel passaggio da carta a tecnologia, ma soprattutto nella logica della raccolta di dati e informazioni che poi possono abilitare ulteriori azioni di miglioramento e di innovazione all'interno dell'organizzazione. Lo facciamo con un approccio un po' particolare, nel senso che quello che cerchiamo di fare nei progetti che svolgiamo è di individuare delle nicchie, potenziali nicchie di mercato su cui andare a costruire dei prodotti custom, dei prodotti verticali. Quindi cosa facciamo? Applicando il concetto della Lean Startup, partiamo da una richiesta specifica del cliente, sviluppiamo un custom che poi diamo e diventa chiaramente proprietà dell'azienda. Con la logica però imprenditoriale di dire: ma caspita, questo è un bisogno solo di un'azienda o può essere un bisogno condiviso? Nel caso in cui la risposta diventi quella di essere un bisogno condiviso, inizia tutto il nostro processo per cui andiamo a validare l'idea e a cercare di costruire un prodotto. L'abbiamo fatto con AWMS, la piattaforma di cui parlava Simona. Condivido al volissimo lo schermo, così avete... Eccoci qua. Dovreste vedere lo schermo.
AWMS è, che come diceva Simona, sta per Advanced Workforce Management System, ed è una piattaforma che abbiamo sviluppato assieme ad Electrolux e che è stata acquisita dal gruppo Zucchetti, che è il più importante player in Italia e uno dei tre più importanti in Europa dal punto di vista del software. Cosa fa AWMS? Non vi annoio, ma è importante per capire un po' come poi abbiamo utilizzato gli open data. Quello che cerchiamo di fare noi è quello di mettere la persona giusta al posto giusto, al momento giusto e in sicurezza all'interno degli stabilimenti produttivi e logistici. Lo facciamo in Italia, ma anche in Europa. Lavoriamo con aziende di qualsiasi tipo, dalle piccole aziende con 30-40 persone fino alle grandi aziende internazionali. E cosa facciamo? Fondamentalmente, questo è il paradigma di Gartner sulla best in class della fabbrica 4.0, andiamo ad unire un po' tutte le informazioni legate alle persone, che oggi sono gestite prevalentemente in sistemi di human capital management, con tutte le informazioni legate alla fabbrica, alla produzione, che si possono trovare prevalentemente nei MES, ERP, scheduratori, quindi a seconda di come l'azienda lavora e diciamo gestisce la produzione, utilizza determinati software piuttosto che altri. Ecco che il mondo della workforce management è a cavallo tra quello dell'HR e quello della produzione, e l'obiettivo è proprio quello di unire in un'unica piattaforma tutte le informazioni legate alle persone con quelle legate alla produzione, per poi andarle a riversare nel data lake aziendale, quindi in questo grande contenitore dove l'azienda poi gestisce e manipola tutti i dati per poi abilitare altre azioni. Ecco qua una rappresentazione di quello che fa AWMS, quindi in maniera molto pratica va a gestire e ottimizzare la turnazione e la pianificazione delle persone, a gestire la matrice delle competenze, a gestire tutta la parte di sicurezza, tutta la parte legata alle presenze assenze, con l'obiettivo poi di andare a aiutare l'azienda a fare efficienza, analisi dati e introducendo poi piattaforme come AWMS, anche attività di CSR, perché chiaramente c'è sempre più attenzione alla persona. Sul tema... qua posso chiederti una cosa a proposito di AWMS? Prima è venuto fuori con la presentazione del professor Pesenti che nel caso di un'azienda di trasporti, per esempio, c'era il maestro, così veniva chiamato, che faceva la schedulazione, no? Per organizzare i turni di chi doveva poi partire, andare, eccetera. In un software di questo tipo si riesce a tener conto anche, come in quel caso specifico, di una persona che non sta dormendo la notte perché gli raccontava a questa persona, c'è il bambino che non dorme la notte, quindi non lo mandano troppo lontano per il rischio che faccia incidenti o gli possa succedere qualcosa. Quindi quando c'è l'elaborazione di questi sistemi, si riesce ad andare così tanto nello specifico? L'algoritmo è troppo oneroso da sviluppare e quindi lì c'è ancora un'interazione forte uomo-dato. No, assolutamente, questo è uno dei vincoli che noi possiamo gestire assolutamente all'interno della piattaforma. Per esempio, lavorando con un'azienda di Venezia, aveva un caso simile, nel senso che aveva un sacco di persone che non avevano la patente e di conseguenza il turno di notte era un problema, perché venire in fabbrica senza essere automuniti di notte o nel turno notturno era un grosso problema. E quindi abbiamo inserito nel nostro algoritmo questo vincolo e tutte le persone che non avevano la patente non erano pianificabili nei turni notturni. Quindi assolutamente sì, sono temi molto, molto attuali e l'obiettivo è proprio quello di evitare che i team leader, nel caso della fabbrica o dei magazzini, possano compiere errori naturali, soprattutto nel momento in cui si gestiscono tante persone, proprio nella pianificazione. Che magari questo non è nulla di che, perché alla fine non è che ti preclude
di non lavorare, il fatto che non ha la patente, ma nel momento in cui vai a pianificare una persona che magari non ha una determinata competenza o peggio ha una limitazione per cui non può lavorare su un macchinario o su una determinata area dello stabilimento, ecco che qua allora si rischia anche di incorrere poi in sanzioni o comunque la probabilità di infortunio o di non valorizzazione della persona è molto elevata. E quindi assolutamente sì, Simona, questa è una delle cose che possiamo e vengono gestite in piattaforme come AVMS. Ecco, per quanto riguarda il tema degli Open Data e di Covindex, noi ci siamo approcciati al mondo degli Open Data proprio durante il Covid. Cosa abbiamo fatto durante il Covid? Appena esplosa un po' la pandemia, lavorando con tantissime fabbriche, ci siamo chiesti anche noi cosa potevamo fare per supportare le aziende in qualche modo nel cercare di gestire un pochino da un punto di vista digitale i problemi che derivavano dal Covid. Allora, prendendo anche un po' spunto da quello che stava succedendo in altri paesi europei e poi in Italia con i Muni degli amici di Benny Spoons, con cui tra le altre cose ci siamo proprio confrontati nella costruzione poi del Covindex, ci siamo fondamentalmente inventati un'estensione di AVMS, che all'epoca era solo desktop, su mobile. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito assieme all'Università di Padova un algoritmo per andare a fare prediction, quindi a fare predizione di quella che poteva essere la probabilità che una persona andasse a conseguire il Covid. Ovviamente non era chiaramente qualcosa che poteva essere valido al 100%, ma incrociando tutta una serie di informazioni che le persone, poi vedremo, davano ogni giorno utilizzando l'applicazione con gli open data della Protezione Civile legati ai focolai che esplodevano nelle varie province, siamo riusciti a costruire un modello per cui potevamo aiutare chi gestiva le persone nella fabbrica a dire guarda, la probabilità che tu possa aver conseguito il Covid o sia entrato in contatto con qualcuno che ha il Covid è elevata, oggi stai a casa. Oppure una persona all'interno dell'organizzazione si prendeva il Covid e in maniera molto semplice noi potevamo risalire a tutte le persone con cui era stato in contatto in un determinato turno, in un determinato giorno e di conseguenza dire ragazzi, queste persone domani per una settimana stanno a casa in prevenzione, perché chiaramente l'obiettivo era quello di evitare chiusure da parte della fabbrica e quindi cercare di garantire il più possibile la continuità aziendale in un periodo in cui era molto difficile riuscire ad avere continuità. E quindi ci siamo inventati questo Covindex, di cui poi ne hanno parlato un po' tutti i giornali, e che insomma è stato un servizio che all'epoca avevamo sviluppato e dato poi assolutamente gratuitamente alle aziende per riuscire a rispondere a questa nuova sfida che era il Covid. Ecco che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti chiaramente dai temi legati alla privacy, perché il terrore giustamente di tutte le aziende con cui parlavamo nel momento in cui siamo andati a coprogettare questa applicazione era quello di essere compliance a tutte le normative legate alla privacy. E quindi questo è stato il primo punto da cui siamo partiti e abbiamo lavorato con questo studio di Roma molto, molto importante, Nicotra. Da questo abbiamo poi sviluppato l'applicazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Praticamente ogni giorno l'addetto tramite un'applicazione azzurra andava a rispondere a tutta una serie di domande. Come stai oggi?
come stanno le persone che vivono assieme a te e dove sei stato ieri. Tutte queste tre macro domande avevano delle risposte multiple e avevano la possibilità di essere pluri, diciamo, compilate. E ogni volta, ogni giorno che le nostre persone andavano a compilare il questionario, accumulavano questi karma points. I karma points non erano nient'altro che un sistema per dire: guarda, non vogliamo usare il concetto della gamification per incentivarti a utilizzare l'applicazione. Semplicemente utilizza l'applicazione, sai che stai facendo del bene in primis per te e in secundis per chi ti sta vicino e per la tua azienda. Ecco che questa era la struttura dell'applicazione di base. Andando a incrociare tutte le informazioni che queste persone davano con gli open data della protezione civile, che devo dire, a detta insomma dei miei colleghi che si sono occupati poi di sviluppare le integrazioni e di andare a lavorare con i sistemi della protezione civile, sono stati veramente ben fatti e non abbiamo avuto nessun tipo di problema nell'andarci a interfacciare con questi sistemi e questi dati. Siamo riusciti a costruire questo COVINDEX, che non è altro che, come vi dicevo, un indice di rischio che andava da 0 a 100, che permetteva all'azienda, tramite una dashboard, di andare a visualizzare quali potevano essere le persone più a rischio, quali erano le persone che erano diventate positive, quali erano le persone che erano state in contatto con i positivi. Tutto questo collegato poi in ingresso della fabbrica, chiaramente alla rilevazione della temperatura. Per cui nel momento in cui la rilevazione della temperatura era superiore a 37,5 gradi, c'era già un primo gate di blocco e poi questa informazione veniva immediatamente data al sistema, che andava poi a reagire a questi imprevisti. Ancora una volta tutto è stato fatto nel rispetto della privacy, perché non si poteva all'epoca far vedere la temperatura della persona, non si poteva salvare il dato legato alla temperatura della persona. C'erano ovviamente tutta una serie di difficoltà burocratiche e normative, per cui abbiamo fatto i salti mortali per cercare di tirar fuori un qualcosa che avesse la sua utilità e la sua funzione. Ecco, questo poi qua nelle slide che Simona e il Team 10 poi vi gireranno, abbiamo pure messo il link a GitHub dove è tutto condiviso e avete la possibilità di andare a visualizzare proprio gli open data che sono stati messi a disposizione da parte della protezione civile e come noi poi li abbiamo utilizzati. Quindi, diciamo, cosa è rimasto poi di COVINDEX? Questa è stata una soluzione che poi è stata applicata da Electrolux, da De'Longhi, da varie realtà e tra le altre cose la stessa Ferrari aveva provato a far partire questa attività in una combo noi immuni e Ferrari, poi alla fine hanno deciso per i loro motivi, insomma, di non andare avanti con questo progetto, ma semplicemente adottare immuni. Il problema per cui non bastava immuni era che comunque la popolazione industriale è una popolazione particolare e in questo modo invece l'azienda aveva un maggior, diciamo, una maggior sensibilità nel far scaricare poi l'applicazione e nel farla utilizzare dalle persone. Come è evoluto poi COVINDEX? Ovviamente, per fortuna, la necessità di COVINDEX pian piano è svanita nel tempo e abbiamo trasformato quella che era un'applicazione per l'emergenza durante il COVID in un vero assistente virtuale alla forza lavoro, che oggi è Azzurra ed è fondamentalmente l'estensione naturale di AWMS, che permette all'azienda di dialogare in maniera continuativa e costante con gli addetti.
Quindi se prima le comunicazioni erano solo legate al tema vieni o non vieni, oppure c'è un problema, stai a casa, o i parametri sono rischiosi, stai a casa, adesso invece le persone possono vivere direttamente alla fabbrica tramite Azzurra. Addirittura qualcuno l'ha chiamato il nuovo sindacato, perché fondamentalmente tutto... una buona parte delle attività che vengono fatte in maniera artigianale, cartacea e gestite poi su gruppi WhatsApp o Telegram oggi possono essere gestite direttamente su Azzurra. Quindi per chiudere, in modo tale da stare nei tempi che Simona mi ha dato, noi come organizzazione ci siamo veramente trovati bene nel lavorare con gli open data del governo e abbiamo imparato a come gestire e lavorare con i database governativi e tra le altre cose adesso poi in altri progetti più custom per le aziende industriali stiamo iniziando a lavorarci sempre di più, perché effettivamente c'è tanto valore e si possono andare a costruire poi azioni e algoritmi che possono aiutare l'organizzazione a lavorare meglio. Grazie Jacopo, il tuo è stato un caso esemplare di open data che hanno generato business, quindi è stato complice ahimè il Covid, però è un caso tipico per cui sì, è vero che gli open data possono essere utili non solo ai cittadini ma anche alle aziende. Quindi nel vostro caso, quindi, vi ha fatto fare anche due step: il primo step Covindex, il secondo Azzurra, sempre per migliorare i servizi nei confronti delle aziende con le quali state lavorando. E quindi questo, Manola, può essere uno dei casi di buona prassi da citare. Certo, non parliamo di dati della Regione Veneto, ma è un buon esempio di open data, quindi questi sono quelli a livello nazionale che non hanno riscontrato neanche le difficoltà di cui invece ci ha parlato Antonio Picerni, che lui ha incontrato nel reperimento dei dati, nel caso appunto della collaborazione tra Veneto e Croazia nel progetto Interreg sul turismo. Quindi grazie mille. Se mi permettete, sì, un intervento certo. Brevissimo, certo, perché anche certo. Io ho lavorato sui dati della cosa. Condivido lo schermo, perché i dati della Protezione Civile sono stati veramente di una straordinaria utilità, su questo condivido, ma mostrano anche alcune delle debolezze degli open data. Vi faccio vedere brevissimamente. Quello che vedete qui, dovreste vedere il mio schermo in questo momento. Lo vediamo. Sono i dati della Protezione Civile sui dati regionali sui contagi, eccetera, che sono quelli che sono stati utilizzati. Io ho fatto un lavoro per le aziende sanitarie locali del Friuli Venezia Giulia di supporto, proprio a livello di volontariato. Ecco, questi dati qui sono bellissimi perché sono in formato open, eccetera. Peccato che qui non si vede, da un mese a questa parte c'è un piccolissimo errore, per cui ci sono tre byte all'inizio che non sono formato leggibile. Per cui se uno ha fatto un programmino open data dicendo tanto questo è formato CSV testo, gli si blocca. Non è una tragedia, si tratta di fare una piccolissima variazione a un programma. Questo però è uno dei tipici problemi degli open data, perché essendo gratis anche la presenza di eventuali piccoli errori di questo tipo che possono complicare la gestione degli stessi, poi è difficile chiedere di intervenire o cose di questo genere. Tutto lì, era solo una curiosità, dato che si parlava di questi dati, che insisto, condivido con il relatore precedente, sono stati di un'utilità straordinaria, veramente. Mi fa ridere Raffaele, mi fa sorridere che tu dica questi sono bellissimi, cioè per me è arabo. Ma come l'hai detto? Sono bellissimi, come se fossi una bella donna, capito?
Sono un ingegnere di studio, un matematico di professione. I dati sono bellissimi, mi commuovo. Io mi commuovo leggendo gli orari ferroviari. Ecco, quindi qui trapela la tua passione, la tua indole e quindi ritorni anche, oltre quindi a dare valore a quello che ha detto Jacopo, ma ritorni anche a quello che ha detto Antonio, cioè che se il dato, poi in questo caso posso dire che diventa sporco in questo modo, è corretto? Leggerissimamente sporco. Quindi questa macchiolina poi compromette l'utilità e la potenzialità del dato stesso. Potenzialmente sì, sì. Potenzialmente sì. Quindi grazie intanto a Raffaele. A questo punto io mi presento da sola perché all'inizio non mi sono presentata. Quindi io sono Simona Aceto, faccio parte del team di ECIPA. Cosa ci fa ECIPA qui oggi? ECIPA ha ricevuto l'incarico dalla Regione del Veneto per gestire una parte delle attività del progetto DEAS. E anche perché noi siamo un hub, ECIPA è un Digital Innovation Hub, qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, e sono stati creati in Italia, noi siamo stati creati nel 2017 su incarico della CNA del Veneto, perché ECIPA è la società di formazione e servizi della CNA. Che cosa vuol dire essere un Digital Innovation Hub? Innanzitutto vi chiedo se riuscite a vedere il mio schermo, quindi dovreste adesso, sì. Corretto? Riuscite? Sì. Bene. Allora, il Digital Innovation Hub, il suo ruolo fondamentalmente è quello di favorire le connessioni sul territorio. Qua ci sono degli hub che hanno un'impronta più tecnologica, ma il nostro fondamentalmente è proprio quello di favorire il networking e i processi di digitalizzazione, quindi non facciamo il lavoro che fa Azzurro Digitale che va così in profondità, ma noi supportiamo le aziende nell'avvio e nel miglioramento dei processi di digitalizzazione. Io non ho un pregresso da ingegnere, quindi Raffaele è per questo che non mi innamoro di quella schermata che tu hai condiviso, però lavoro in progetti di cooperazione transnazionale da oltre 20 anni e quindi sono passata prima da cooperazione tra università a cooperazione per il mondo delle imprese e quindi ecco qui poi il perché del CNA. L'ECIPA Hub, perché oggi parliamo brevemente dell'ECIPA Hub e abbiamo pensato di presentarci come azienda che lavora con gli Open Data, perché lo stiamo facendo questo per poter fornire un servizio migliore poi alle aziende e lo stiamo facendo anche tramite progetti di cooperazione transnazionale. E questo, il fatto di partecipare a progetti che sono al di fuori dei confini regionali ci consente di capire anche cosa sta succedendo, di percepire quelli che sono i trend e di come poterli poi adattare al territorio e all'ecosistema con il quale abbiamo a che fare. Qui vedete alcune sigle, sempre pieno di sigle, quindi la ECIPA Hub ha degli ambiti di azione, quindi c'è il campo digitale è tra questi, poi c'è l'efficienza energetica, c'è la creatività, le industrie creative, la sicurezza sul lavoro e così via. Siamo stati riconosciuti a livello transnazionale come parte della piattaforma dei Digital Innovation Hub a livello europeo e facciamo parte anche di un progetto per il quale abbiamo mandato un'application per niente facile, quindi con focus su IoT, data analytics e cloud computing, che sono i nostri ambiti principali sui quali possiamo offrire dei servizi e supportare i processi di innovazione aziendale. E quindi grazie a questi progetti noi stiamo evolvendo anche, no, nel miglioramento dei servizi da fornire alle aziende del territorio e pensando soprattutto alle aziende che fanno parte e sono socie di CNA e quindi sono piccole e micro aziende, quindi qui abbiamo un target completamente diverso da quello che è Azzurro Digitale. Facciamo una serie di attività ovviamente, quindi ci sono le attività dimostrative per poter sensibilizzare le aziende su quelle che sono le opportunità, attività di formazione. Qui per esempio trovate il logo del BIM, del Building Information Modeling, perché per la CNA ci sono tanti
soci che si occupano della parte di installazione, manutenzione e impianti all'interno degli edifici. E quindi ECIPA ha creato un percorso di formazione online grazie alla sua piattaforma Partecipa, così da poter formare non soltanto chi cura la progettazione, ma anche chi dopo ci deve mettere le mani sull'edificio e quindi valorizzare quello che è il ruolo di del BIM per tutto quello che è la manutenzione e gli interventi che vanno fatti poi di volta in volta, oltre che in fase di costruzione dell'edificio stesso. Servizi di consulenza, anche qui abbiamo servizi di digital assessment, cioè capire qual è il livello di maturità logica dell'azienda. Come lo facciamo? Non appunto vi dicevo, io non sono un ingegnere, ma l'Hub ha una rete di consulenti con i quali collabora e che ci supportano a seconda delle esigenze delle aziende che si rivolgono a noi o per le quali stiamo già fornendo dei servizi. Oltre ad avere appunto l'altro ruolo nostro forte è appunto quello di networking e anche di scouting di opportunità di finanziamento, perché tante volte le aziende si rivolgono a noi per poter capire come finanziare i propri processi di innovazione. E quindi parlando di dati e di open data, abbiamo pensato, beh, possiamo citare questa la federazione che si è creata grazie al progetto EUH4D, che sarebbe European Hubs for Data. Il focus è proprio sui big data e sui data, in modo tale che questi possano essere utili per le aziende, per le comunità che si occupano di intelligenza artificiale, per enti di formazione e anche usufruendo poi quindi di quelli che sono gli archivi di open data. Quindi è una valorizzazione del dato, soprattutto tondo. Probabilmente Raffaele, tu conosci già questa federazione perché è stata creata nell'ambito di un progetto Horizon, che è appunto EU Hubs for Data. È stata creata perché? Perché ancora è stato identificato che la maggior parte delle PMI in Europa è in ritardo nell'innovazione guidata dai dati, quindi non ha ancora visto quello che è il potenziale del dato. Così come succede dalla presentazione così come è emerso dalla presentazione di Manola, che la comunicazione del valore aggiunto del dato è ancora debole, la stessa cosa vale non soltanto per la pubblica amministrazione, vale per le PMI, ma vale a livello europeo, non soltanto regionale. Siamo stati inoltre insigniti del label, del silver label per, da parte del BDVA, che sarebbe la Big Data Value Association, che è un'organizzazione che ha oltre 200 membri in tutta Europa, e il cui focus è proprio quello di dire cerchiamo di diventare leader a livello europeo per creare valore sui big data e far capire qual è il valore aggiunto dell'intelligenza artificiale, così che appunto il nostro network possa rafforzare il ruolo a livello europeo a vantaggio delle aziende. Anche qui abbiamo superato una selezione non per niente facile e abbiamo il nostro trofeo in ufficio. E come abbiamo partecipato? Quindi c'è stata una open call alla quale abbiamo partecipato, quindi in qualità di Digital Innovation Hub. La cosa interessante che volevamo condividere con voi oggi, a proposito di dati, è che c'è un catalogo europeo di fonti di dati e di servizi che è stato creato nell'ambito di questo progetto. Quindi abbiamo sia cataloghi di open data a livello regionale, messi a disposizione della regione del Veneto grazie ai vari progetti europei. Abbiamo quelli a livello nazionale, ma qui vi abbiamo riportato i link a quello che sono catalogo dei dataset, che sono frutto del lavoro dei partner e degli hub che sono stati identificati dal progetto, e il catalogo dei servizi. Perché il catalogo dei servizi? Perché poi questo progetto EUH4D ha l'obiettivo di pubblicare periodicamente, quindi ogni 6 mesi, delle open call per invitare le PMI a partecipare a delle sfide. L'azienda mette in campo quelle che sono le sue esigenze e la federazione dei Digital Innovation Hub, grazie al catalogo dei servizi, quindi viene messa in azione. Quindi in base all'esigenza dell'azienda vengono coinvolti
2, 3, 5 Digital Innovation Hub che per la loro specificità possono essere di supporto, viene fatto al matching e quindi questi diventano poi casi pilota a dimostrazione di come le aziende possano essere supportate poi nel loro processo di innovazione. Quindi non soltanto e per forza con qualcuno che sia sul loro stesso territorio, quindi, ma anche con una georeferenziazione più ampia. E dopo, come vi hanno detto anche gli altri relatori, quindi vi invieremo queste slide e quindi avrete poi il link che vi invito ad andare a vedere, quindi anche a te Raffaele ti invito a dare un'occhiata per poi darci un feedback e sicuramente troverai qualche baffo anche lì, ma sono comunque dati che immagino che per chi è del settore sono molto interessanti. E quindi, ma tutto questo perché lo abbiamo fatto? Perché abbiamo deciso di concentrarci in partnership con 42bit e consultare su alcuni ambiti in particolare, quindi su data analytics e visualization, quindi per attività di consulenza sulla strutturazione e estrazione dei dati da diverse fonti, quindi che siano queste proprietarie oppure open, software personalizzati, quindi sensori, IoT, la creazione di infrastrutture, ma anche centri per la sicurezza del dato, quindi addirittura parliamo anche di un ex bunker che è stato adibito adesso a data center, e poi quindi la competenza in ambito di privacy e protezione dei dati. Questo aspetto è stato infatti trattato parlando quindi anche di estrazione dei open data, di come utilizzarli, è stato trattato anche da Jacopo Pertiga nella sua presentazione, tant'è che lui ha detto ci siamo avvalsi poi di uno studio romano rinomato per non incorrere in problematiche che avevi citato anche tu Raffaele, cioè la paura è dire attenzione che io poi rischio di mettere a disposizione delle informazioni che invece devono rimanere decisamente e immancabilmente riservate. Quindi questi sono una serie di servizi che abbiamo sviluppato anche noi, quindi è il caso di una PMI che grazie o per gli open data quindi sta rimodulando i suoi servizi e cercando di adattare e di valorizzare il dato stesso per poi catapultarne il potenziale sul territorio. Ecco, vi avevo promesso che sarei stata rapida sulla presentazione perché l'obiettivo non era quello di focalizzarci sulla CIPAV, ma di dire, bene, ci sono dei casi di aziende che stanno utilizzando gli open data e come li stanno applicando. A questo punto ho anche il ruolo di chiudere questa mattinata, quindi nel ringraziare i partecipanti e i relatori, avevo piacere di evidenziare alcuni aspetti che sono emersi. Da un lato l'importanza di tener conto della competenza del target di riferimento degli open data, quindi vengono aperti i dati per chi, a chi saranno destinati, quindi il target di riferimento ha le competenze adeguate per poterli utilizzare. Succede che i dati utilizzati magari alla fine abbiano avuto una riconversione. Questo è come quando lanciamo magari un nuovo prodotto sul mercato, vediamo che la cosa in realtà ha un'applicazione diversa da quella che abbiamo pensato, succede anche al dato e questo è stato evidenziato. E l'altro fattore fondamentale, ma ritorniamo di nuovo al target, quindi è l'essere umano. Come viene percepito l'utilizzo del dato da parte dell'essere umano, come una minaccia o come uno strumento di utilità, e in questo caso come possiamo migliorare la comunicazione del dato, sia del dato pubblico che del dato privato, e come possiamo fare in modo che il dato diventi sempre più pubblico, quindi sfruttiamo, ci sono state delle proposte da parte per esempio di Raffaele, bene, hai la concessione, io in cambio ho bisogno che tu mi dia questo tipo di dato. Altro aspetto evidenziato per esempio da Antonio è la fonte e quindi la qualità del dato, quanto può essere determinante non solo sulla bellezza del dato, vero Raffaele, ma proprio sulla qualità poi delle informazioni che vengono rielaborate e sulla qualità dei dati che ci aiutano a prendere delle decisioni.
Altro aspetto di cui abbiamo parlato è di come effettivamente gli open data possano non solo essere utili al business, ma poi innescare ulteriori opportunità di business, come è stato il caso di Azzurro Digitale, o migliorare quelli che sono i servizi alle aziende, come è stato, o di ritarare i servizi alle aziende in un'ottica transnazionale, come è il caso della CIPA Hub. L'ultima domanda che ci rimane, però, e quindi qui è anche una domanda con la quale ci rivolgiamo poi ai coordinatori del progetto DEAS. Quindi quando parliamo di open data, il vostro progetto in questo caso vorrebbe essere un open data per il business, tra l'altro, ma c'è anche il rischio che però questo diventi o che sia in corso un business degli open data. Quindi a questo dobbiamo fare attenzione. Quindi un open data per il business o un business per gli open data? Ho fatto una domanda alla Marzullo e quindi con questo ringrazio tutti e se non ci sono domande, quindi chiuderei perfettamente nei tempi la sessione. Manola, forse tu vuoi fare una chiusura in qualità di Regione del Veneto? Grazie. No, beh, mi sembra che hai riassunto benissimo tutti i temi toccati. Credo che sì, sugli open data ci sia ancora veramente tanto da fare, ma non dobbiamo vederlo come un limite, ma anzi, insomma, un'opportunità per fare meglio. Come avete visto, la regione è impegnatissima, è proprio uno dei suoi obiettivi da qua per i prossimi anni, insomma, continuare a lavorare su questi temi. Quindi grazie anche a tutti i relatori di oggi, perché è stata veramente una mattinata molto interessante, ricca di spunti. Mi ha fatto piacere sentire che comunque il portale della Regione del Veneto, con tutti i suoi difetti, viene comunque utilizzato, insomma, e questo ci dà motivo per continuare a migliorarlo e a lavorare su questo tema. Ecco, grazie. Grazie mille, Manola. Allora, se posso chiedere un piacere, certo. Anche per colpa mia, e se poi magari fate girare, se possibile, i nomi dei partecipanti, o perlomeno date ai partecipanti la mia email, che stupidamente non ho messo sui lucidi. Perché... Sì, sarà fatto. Certo. Pubblicità è compito dell'università, trasmettere conoscenze verso sia il pubblico che il privato, quindi eventualmente se ci sono volontà, siamo disponibili a contatti, eccetera, di qualunque tipo. Fine della pubblicità. Perfetto, grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.